Buongiorno a tutti, sta per iniziare il webinar, la seconda giornata del corso del paesaggio Veneto e aspettiamo qualche minuto per dare il modo a tutti di connettersi, a tutti gli spettatori e poi inizieremo con la mattinata. Quanti sono? 41. Allora, io direi di cominciare e intanto do il mio buongiorno a tutti e il benvenuto ai relatori di questa giornata che vi presenterò poi via via nel corso appunto della mattinata. E, per creare un minimo di connessione tra quello che abbiamo visto nella settimana scorsa e anche per contestualizzare per i nostri relatori quello che stiamo facendo, spenderò pochissime parole e poi appunto darò la parola ai primi relatori. Il tema che noi stiamo trattando in questa quinta edizione del corso dell'Osservatorio per il Paesaggio è quello del rapporto tra turismo e paesaggio. Nella settimana scorsa i relatori che sono intervenuti ci hanno in qualche modo messo in evidenza quelli che sono i drivers e gli impatti del turismo sul paesaggio, e in particolar modo nel primo contesto che noi prendiamo in considerazione, che è appunto il contesto urbano. E quindi abbiamo parlato di over tourist, abbiamo parlato di non solo di problemi, ma anche di possibili risposte in termini di programmazione essenzialmente molto diversa dell'offerta, una programmazione che riguarda sia lo spazio e sia il tempo, che riguarda diversi segmenti della domanda e dell'offerta e quindi non solo, come spesso accade, una soluzione in termini di regolamenti dei flussi. Tutto questo ci ha evidenziato un grosso problema che è quello della gestione dello spazio pubblico. Uno spazio che andando un po' alla scala appunto dei nostri centri storici e in particolar modo di alcuni siti patrimonio UNESCO, come nel caso di Venezia che abbiamo visto la settimana scorsa, subiscono dei forti impatti dall'overtourism da vari punti di vista, in termini generali per quel che riguarda l'occupazione dello spazio pubblico, ma in termini appunto di questioni più specifiche che riguardano l'illuminazione, la pavimentazione e soprattutto il cambiamento di destinazione d'uso dei piani terra. Quindi quali soluzioni a tutto questo processo di trasformazione del paesaggio urbano? Il tema di oggi si ricollega immediatamente a quanto appunto abbiamo cercato di inquadrare la settimana scorsa e in particolar modo oggi affrontiamo il tema dell'occupazione dello spazio pubblico per una funzione principale legata appunto ai processi turistici, che è quella appunto dell'uso degli spazi pubblici per la ristorazione. Per parlarvi di questo argomento abbiamo invitato nella prima parte della mattinata la professoressa Mirella Loda e il professor Matteo Puttilli dell'Università di Firenze,
In alcuni loro scritti hanno proprio inventato il termine della foodificazione, della foodification della città, e quindi ci sembrava che potessero inquadrare questo tema nella maniera migliore possibile. La professoressa Mirella Loda è professore ordinario e insegna geografia sociale presso l'Università di Firenze, è in particolar modo responsabile del laboratorio di geografia sociale, ha insegnato oltre che in Italia in vari contesti a livello internazionale e si occupa delle questioni appunto dell'occupazione appunto degli spazi pubblici, degli spazi urbani, anche con progetti di ricerca a livello internazionale, quindi con un taglio che molte volte è diverso, ma che può essere ricondotto appunto all'uso degli spazi urbani. E io le darei immediatamente la parola ringraziandola per aver accettato il nostro invito. Grazie invece. Gli organizzati che interviene prima lei e poi sì. Il contrario. Va benissimo, comunque grazie per l'invito e ci siamo organizzati in maniera diversa. Ora apre il nostro contributo Matteo e poi subentro io. Grazie. Grazie Matteo, grazie Mirella. Sì, internamente insomma ci siamo accordati per questo tipo di organizzazione. Allora io brevemente inquadrerò il tema e introdurrò appunto lo studio che abbiamo condotto in questi ultimi anni e poi ci diamo un po' il cambio insieme con Mirella per rendere anche un po' più interattiva, no, questa prima parte di intervento e di relazione. Allora, se mi è possibile condividere lo schermo, forse abbiamo un po' di slide da presentare. Ok, per favore fatemi sapere se si vede. Va bene, perfetto. Ok, benissimo. Allora, anche da parte mia davvero un sentito ringraziamento agli organizzatori di questa giornata di formazione. Ci fa davvero piacere partecipare a questa mattinata, a questo scambio di studi, ricerche, impressioni, riflessioni su questo tema. È davvero un piacere anche perché questo tema su cui appunto stiamo lavorando da alcuni anni, cioè il rapporto tra diciamo così settore della ristorazione e trasformazioni del paesaggio urbano, davvero negli ultimi 2-3 anni ha assunto una certa rilevanza internazionale, curiosamente partendo proprio da casi incentrati su contesti prevalentemente italiani. E io penso che sia interessante anche solo considerare il fatto che questo stesso termine foodification è stato ad esempio utilizzato su riviste e in contesti appunto di letteratura internazionale partendo da casi studio appunto a Firenze ma anche a Torino, a Bologna, oggi lo stiamo usando appunto nel contesto veneziano, insomma questo stesso concetto o comunque le problematiche che questa prospettiva di ricerca ecco indaga questo dimostra che sono fortemente avvertite, no? nel contesto dei centri storici delle città d'arte non solo italiane e che ecco è una problematica che a partire appunto da questi contesti viene posta a un livello, diciamo così, internazionale per riflettere in senso direi più ampio sui rapporti tra turismo e città e in particolare tra, come anche Matteo stavi dicendo nell'introduzione, tra overtourism e centri storici. Infatti è proprio questo, diciamo, il contesto anche di riflessione un po' più ampia all'interno della quale si colloca questo intervento, questa prima relazione, e quindi, come ci hai illustrato, Matilda, nell'introduzione, ecco, ne avete già parlato la scorsa settimana, pertanto
andrò molto veloce, ecco, sulle premesse. Di solito ogni volta che si fa una relazione, una lezione, si parte dal contestualizzare, no? Il discorso all'interno di approcci, di una prospettiva più ampia. In questo caso, appunto, l'antecedente c'è stata la settimana scorsa. Però due parole giusto per illustrare qual è il punto di partenza della nostra riflessione, soprattutto alcune scelte anche di lettura che stanno alla base del nostro lavoro, alcuni posizionamenti rispetto a questo tipo di dibattito. Allora, appunto, come si è capito, ci collochiamo oggi direttamente, no, in questo tema, all'interno di questa prospettiva di ricerca sul rapporto tra overtourism e città, e un dibattito che, diciamo, si è notevolmente, no, ampliato negli ultimi anni, proprio a partire dalla consapevolezza del fatto che questo rapporto è per certi versi complesso, difficile, e che ovviamente, no, la crescente presenza di turisti, in particolare nei centri storici, nei centri storici delle città d'arte, dove raggiungono numeri, no, particolarmente ingenti. Ecco, questo determina tutta una serie di effetti collaterali o esternalità negative. Certamente portano anche, no, un notevole afflusso economico, questo senza dubbio, però allo stesso tempo a questo valore in termini economici si generano tutta una serie di costi e distorsioni che sicuramente avete già ampiamente trattato. Già solo per citarne alcuni di quelli più evidenti e trasversali, no, ai diversi contesti che possiamo associare a questo fenomeno, indubbiamente un incremento dei costi di gestione, no? Matteo, mi stavi proprio accennando all'inizio, dei costi di gestione dei servizi legati alla gestione degli spazi, alla gestione della città. In primis pensiamo, no, al problema della raccolta dei rifiuti e alla pulizia, no, delle strade, degli spazi pubblici. Difficoltà logistiche legate appunto alle presenze nella città compatta, appunto, di grandi masse di turisti. L'aumento generalizzato dei costi e quindi i conseguenti dei costi, intendo ad esempio dei servizi, degli alloggi, in generale di ciò che viene offerto appunto ai turisti in visita, e quindi di conseguenza come questi costi si riversano anche sui residenti, e quindi tutte, no, le riflessioni, i processi connessi di gentrificazione commerciale e residenziale, tutti i processi che possono portare a quella che è stata definita in letteratura ampiamente studiata come una spoliazione, no? Non solo materiale, cioè gli spazi pubblici che sono in qualche modo sottratti alla residenza, ai residenti, agli abitanti di questi luoghi, ma anche la spoliazione, se vogliamo, più simbolica, no? Cioè l'idea che alcuni spazi appartengano, no, più a chi visita anche temporaneamente i luoghi, piuttosto di a chi li abita. Processi legati, no, a forme di banalizzazione del paesaggio, in particolare del paesaggio commerciale, dell'offerta commerciale, alla folclorizzazione, alla museificazione. Ecco, tutte questi processi, insomma, tutte queste prospettive, no, di tutti questi sguardi sulle relazioni e sugli effetti appunto collaterali del rapporto tra overtourism e città, sono stati un po', si inquadrano in una problematica più ampia che sostanzialmente risponde al problema che alcune aree, in particolare appunto le aree dei centri storici, di fatto progressivamente, sulla spinta dell'overtourism, si trasformano o subiscono una specializzazione funzionale dedicata sostanzialmente, no, al turismo e all'oasir. Questa consapevolezza di questi problemi negli ultimi anni si è anche
diciamo così, arricchita sulla base di, e si è anche manifestata attraverso mobilitazioni, movimenti di contestazione in città europee e non solo, ecco, sicuramente ne avete accennato, no? Una crescente consapevolezza a Venezia, particolarmente, peraltro evidente, particolarmente forte, da parte della cittadinanza, di comitati, movimenti che in qualche modo contestano e spingono, no, nella direzione di arginare appunto questi effetti collaterali, o trovare soluzioni politiche che siano in grado di cambiarli in qualche modo. Ed è un tipo di consapevolezza e di problematica che in letteratura si trova con molteplici diverse definizioni e anche neologismi. Ad esempio, giusto per citarne alcuni, e qui avevo inserito alcune copertine di volumi e articoli particolarmente significativi, ma la letteratura è vastissima che si è occupata di questi temi negli ultimi anni, appunto anche utilizzando, introducendo una nuova terminologia, no, nell'ambito degli studi urbani su queste tematiche. Allora, appunto, oltre al classico over tourism, si parla di touristification, di tourism gentrification, si parla di Airbnbization per appunto significare le trasformazioni che il turismo e l'over tourism produce sul settore residenziale, quindi, no, la messa nel circuito degli affitti turistici brevi, degli appartamenti appunto precedentemente invece destinate a funzioni residenziali. Insomma, un ampio, no, vocabolario che per certi versi introduce concetti i cui confini, le cui distinzioni non sempre sono perfettamente chiare, o non sempre sono perfettamente distinguibili o comprensibili, che sicuramente hanno un effetto, no, evocativo di illuminare rispetto ad alcuni problemi, anche se talvolta si ha difficoltà a riuscire ad approfondirli o a comprenderne esattamente il potere euristico, no? Il valore euristico. Ecco, su questo ci premeva appunto introdurre una brevissima riflessione. Cioè, da un lato, come ci posizioniamo rispetto a questa, no, a questa proliferazione di studi, di termini, di parole, no, per indagare questi temi. Ecco, piuttosto che scegliere o posizionarsi sull'uno piuttosto che sull'altro, ecco, io credo che sia bene avere un approccio molto aperto, no, rispetto a all'utilizzo di questi concetti, nel senso che più che essere concetti veramente esplicativi, ecco, aprono delle piste di indagine, sono dei termini che possono, diciamo così, illuminare alcune problematiche e quindi indurre a intraprendere dei percorsi di ricerca, di analisi empirica, di indagine empirica, per spiegare alcuni problemi che sicuramente le città oggi soggette a questo turismo di massa, ecco, stanno vivendo. Quindi, piuttosto che, no, utilizzarli in modo ecco, acritico o a prioristico, o piuttosto che doverli necessariamente distinguere in senso netto e preciso, forse tutti questi neologismi e queste prospettive sono effettivamente prospettive di indagine, no? Termini aperti che ci aprono delle finestre su alcuni problemi. Dall'altro lato, ci preme anche sottolineare un secondo aspetto di tutto questo dibattito, cioè forse sarebbe errato considerare alcuni dei processi di cui si parla in tutti questi studi, a cui facevo riferimento prima, no? Processi di gentrificazione, tutte queste esternalità legate all'overtourism, come, diciamo, dei prodotti esclusivamente della trasformazione turistica dei luoghi e dei centri storici. Nel senso che, almeno dal nostro punto di vista, come mostreremo anche nella successiva parte della presentazione, questi processi, ecco, sono in atto indipendentemente, o molti di questi processi sono in atto indipendentemente
dalla dimensione dell'overtourism, processi di gentrificazione, di commercializzazione dello spazio pubblico, di spettacolarizzazione, no, della città, anche la destinazione di alcune aree delle città ad un uso prevalentemente legato alla temporaneità, all'uso temporaneo, commerciale, economico, no, di breve termine, ecco, al consumo di città. Ecco, questi processi esistono ovunque, direi, no, nelle città europee, non solo, forse potremmo dire, no, generalizzare anche di più, e non sono necessariamente legate, no, al fenomeno dell'overtourism. Ecco, però la nostra prospettiva è che l'overtourism questi fenomeni sicuramente li amplifica, cioè opera un salto di scala, di dimensione, in cui nei contesti interessati da questo, da un turismo, no, di massa di questo tipo, queste problematiche ovviamente, no, subiscono un salto di scala, si presentano in una dimensione, ecco, questa sì, del tutto inusuale o del tutto innovativa, e quindi vengono portati, diciamo così, a una forma di estremizzazione di queste problematiche. Bene, se questi sono posizionamenti che ci sembrava, ecco, necessario specificare all'inizio di questa presentazione, come già è stato accennato in introduzione, il nostro modo di osservare, ecco, almeno nell'ultimo periodo, questi processi, è avvenuto proprio centrando l'attenzione e lo sguardo sul particolare rapporto tra il cibo, nel senso della vendita e del consumo di cibo, appunto la trasformazione degli spazi urbani. In questo caso, in questo senso, abbiamo appunto utilizzato questo termine di foodification, no, per appunto interagire, parlare la lingua del dibattito che a livello internazionale si confronta su questi problemi. Due parole solo per descrivere brevemente come abbiamo impostato la riflessione su questo tema, e poi la collega, appunto, Mirella Loda illustrerà, appunto, nei dettagli anche metodologici il lavoro che abbiamo condotto sul caso di Firenze. Innanzitutto, perché il cibo, no, è rilevante per discutere di questi temi? Il cibo è sicuramente rilevante perché già da tempo, ovviamente, si era messo l'accento sulla particolare funzione che il cibo ha nella creazione di immaginari rispetto alla città, nella creazione di atmosfere urbane. Questo indipendentemente anche dal fenomeno turistico. Ma ad esempio nella letteratura, nel dibattito internazionale, già nella metà degli anni 90, in realtà a partire dall'inizio degli anni 90, alcune autrici celebri come Johann Finkelstein e Sharon Zuckin avevano messo in risalto, anche qui utilizzando dei termini con sfumature leggermente diverse. Johann Finkelstein, ad esempio, introduceva il concetto di foodatainment, proprio per esprimere il modo in cui il cibo e gli immaginari legati al cibo si possono assumere nei processi di trasformazione urbana. Allora Sharon Zuckin, ad esempio, studiava nei contesti in particolare nordamericani come una ridefinizione dell'offerta di ristorazione di cibo era funzionale ai processi di rigenerazione dei quartieri, dei parchi, delle città, proprio perché il cibo creava nuovi immaginari e riusciva a risignificare i luoghi in modo particolarmente incisivo, particolarmente forte. E se questo è vero, appunto, in generale, si è poi osservato in modo sempre più, appunto, approfondito e dettagliato come queste atmosfere legate al cibo fossero centrali nei processi di consumo turistico delle città, e soprattutto centrali all'interno dell'esperienza turistica, perché erano effettivamente in grado, e attraverso il cibo si genera proprio quel processo di
di immaginazione, no? rispetto alla città di ricerca dell'autentico, della distinzione, che è una componente fondamentale, centrale nell'esperienza turistica, in ciò che il turista va cercando, no? nei luoghi che visita, nelle destinazioni turistiche. Cioè quelle particolari condizioni che sono in grado di soddisfare la domanda, in particolare la domanda di autenticità che il turista cerca nei luoghi. Non è solo questo, ovviamente, però anche il cibo significa, dà un significato appunto ai luoghi in modi differenti, certamente va incontro alla domanda dei turisti, ma anche alla domanda dei residenti, ad esempio creando delle occasioni di distinzione, di identificazione o meno con i luoghi, ad esempio attraverso diverse tipologie di offerta, da quella più tipica, quella più etnica, quella che appunto crea occasioni di evasione. E quindi, ecco, semplicemente per contestualizzare il fatto che il cibo ha una funzione effettivamente centrale, in particolare i contesti e i modi in cui il cibo viene offerto e può essere consumato sono particolarmente importanti nel mediare tra l'esperienza urbana e la città. Ecco, in questo contesto, e termino questa parte, diciamo così, introduttiva, sulla base appunto di quella che era una letteratura che in qualche modo aveva già esplorato queste relazioni tra offerta di cibo e turismo e spazi urbani, abbiamo declinato così teoricamente questo concetto di foodification attraverso tre modi in cui appunto la prospettiva, il settore della ristorazione in contesti di overtourism trasformano gli spazi urbani. Cioè il processo cosiddetto di foodificazione si esprime attraverso queste tre forme, che non sono né tre forme, no, assolutamente assolute, cioè si possono manifestare in modo diverso, non sono sicuramente complementari e non necessariamente successive. Ecco, quindi di nuovo sono da intendersi in modo aperto, no? Come chiavi di lettura. La prima modalità è siamo in una situazione di foodification quando vi è un'espansione generalizzata delle attività di ristorazione in un contesto, in una destinazione, in questo caso turistica, o in un centro, urbano, in questo caso in un centro storico. Quando questa espansione generalizzata avviene anche attraverso la sostituzione di attività commerciali preesistenti, e quindi il paesaggio commerciale viene profondamente trasformato e alterato da questa, no, da questa espansione e crescita, incremento delle attività di ristorazione, quindi dedicate a un settore appunto specifico, economico e commerciale, e in terzo luogo quando questa attività di ristorazione è principalmente, prevalentemente, diciamo così, indirizzata a soddisfare la domanda turistica, quando si indirizza prevalentemente verso questo tipo di domande, di target. Ecco, queste tre modalità restituiscono, no, nel loro insieme proprio il modo in cui la foodificazione trasforma funzionalmente lo spazio del centro storico, amplificando attraverso la turisticizzazione degli effetti che già ovviamente erano operanti. E qui torno al discorso di prima, perché potremmo pensare, no, come questi tre aspetti, questi tre processi, prospettive siano comuni a moltissimi spazi, no, che conosciamo, moltissimi spazi urbani, città, contesti che, no, che generalmente abitiamo. Ecco, però nel caso appunto dei contesti di overtourism, questi effetti sono ulteriormente amplificati, fino a raggiungere appunto le dimensioni che adesso andremo a discutere, anche in relazione al caso fiorentino e anche nella prospettiva appunto storica della transizione attraverso la pandemia.
Bene, Mirella, ti lascio a questo punto la parola e ti passo, faccio il gestore delle slide da qui in avanti. Sì, grazie Matteo per la sintesi introduttiva. Io volevo soltanto richiamare un attimo l'attenzione sul titolo che abbiamo deciso di dare alla nostra ricerca pubblicata su Cities, che tu vedo hai presentato qui, History to Eat. È un, secondo me, un titolo individuato per l'appunto nel tentativo di esprimere come il processo di foodification che si va ad indagare è una, sostanzialmente una risposta di mercato a una domanda di fruizione turistica della città che, diciamo che attraverso il cibo si appropria della immagine turistica della città incentrata sul suo fascino storico, sul suo patrimonio storico. Quindi è un interessante mix, per cui attraverso le interviste aperte, che ora non possiamo ovviamente andare a illustrare qui perché sarebbe troppo lungo, però abbiamo più volte rilevato come il consumo, diciamo, anzi, la frequentazione di un ristorante tipico in un centro storico la sera è un momento di massimo gradimento dal punto di vista turistico, perché dà l'impressione proprio di, io non voglio usare il termine consumare la città, voglio utilizzare il termine fruire della città e del suo patrimonio in una maniera particolarmente autentica e, diciamo così, gratificante dal punto di vista delle esigenze del turista. Ora però noi qui non possiamo dilungarci in tutti i particolari, vorrei però dire una cosa. Nel prosieguo di questa nostra presentazione io cercherò di illustrare come abbiamo affrontato questo tema della questa analisi della foodification, che entra naturalmente ad un certo punto in un percorso di ricerca che non è iniziato 3 anni fa, è iniziato molto prima, in un percorso di osservazione appunto delle trasformazioni in corso nella città, in particolare nel centro storico, e che per l'appunto poi si è concentrata ad un certo punto sul tema della foodification come uno degli elementi più macroscopici di trasformazione. Però prima ancora di iniziare vorrei sottolineare un aspetto. Io stesso parlo di città e di centro storico in maniera quasi intercambiabile, perché questo fa parte del nostro linguaggio, però vorrei sottolineare la problematicità di un modo di guardare al centro storico che permane nelle nostre teste e che lo identifica comunque come una città. Allora, nella situazione attuale, con la profondissima trasformazione dei processi e dei fenomeni urbani, noi oggi non abbiamo più a che fare con una città, né nel centro storico né altrove. Noi abbiamo a che fare con un fenomeno urbano che assume tantissime forme diverse, dalla città diffusa ai centri commerciali dislocati nelle ex periferie, alle periferie riqualificate, fino al centro storico. Ecco, il centro storico, quindi, in questo contesto di trasformazione e riorganizzazione profonda dei fenomeni urbani, deve essere guardato come una parte di questo urbano. E questo, secondo me, questo cambiamento di prospettiva è molto importante anche per capire quali funzioni questa parte della città obiettivamente può svolgere e come possiamo intervenire eventualmente in termini di politiche per correggere le problematiche poste anche dall'overtourism nel centro storico. Quindi questo cambiamento di prospettiva, secondo me, è un elemento importante sul quale invito tutti noi e anche in generale a riflettere al di là anche di questa presentazione. Riteniamo utile, prima di avviarci alla descrizione di quanto abbiamo fatto noi in termini di analisi e di ricerca, illustrare brevemente, in termini che vedete qui, quali sono le dimensioni in cui, diciamo così, quali sono i dati che caratterizzano il contesto territoriale al quale facciamo riferimento. Quindi, in generale, Firenze ha, come tutti i centri, come tutte le città italiane, ha perso moltissimi abitanti e attualmente siamo attorno a 367.000 abitanti
nella città. Ovviamente l'area metropolitana ne ha 1 milione e questo milione di abitanti dell'area metropolitana converge sul centro storico per ragioni di loisir o per ragioni di shopping, ma soprattutto per ragioni di loisir. Però la perdita di residenza del centro storico sta in un contesto di perdita di funzioni residenziali complessive della parte della città compatta, diciamo così, della parte più storica del fenomeno urbano. Lo sviluppo turistico a Firenze ha significato le cifre che vedete, oltre 10 milioni di presenze turistiche nelle strutture ricettive tradizionali, questi sono dati del 17, e le cifre che vedete, quasi 2 milioni di presenze sulla piattaforma Airbnb. Tradotto in termini di impatto di pressione turistica quotidiana, questo vuol dire sostanzialmente che la popolazione che è residente ufficialmente nel centro storico, di fatto in ogni giorno medio dell'anno raddoppia di numero e quindi dai 18.000 residenti si passa a 40.000 persone che insistono sul centro storico quotidianamente. E un altro dato assolutamente centrale da tenere presente è l'importantissimo impatto che Airbnb ha avuto sulla gestione del patrimonio immobiliare. Come vedete, ricerche recenti hanno indicato in un quinto del patrimonio immobiliare del centro la quantità offerta su Airbnb, e stiamo parlando soltanto degli immobili che sono stati offerti sulla piattaforma interamente, quindi non delle stanze proposte su Airbnb. Quindi è una misura che dà l'idea, diciamo così, di quali sono i fenomeni con cui la domanda di residenza nel centro storico viene a competere. Puoi passare alla prossima slide? In questo contesto noi abbiamo svolto una serie di ricerche molto, diciamo così, di longitudinali sul centro storico, in particolare su quest'area che vedete qui, che è a nord dell'Arno e che equivale a circa un terzo della porzione di centro storico che rientra nel sito UNESCO. Quest'area la stiamo osservando da molti anni. La parte delimitata in giallo, per la parte delimitata in giallo abbiamo dati che risalgono al 2003. Quindi questo ci consente di avere un quadro abbastanza articolato e longitudinale di quelle che sono le trasformazioni in corso. Avanti. Su quest'area che cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto effettuato una rilevazione a tappeto di tutte le attività di ristorazione esistenti. Questa rilevazione è poi stata accompagnata anche da una survey, quindi da una indagine attraverso questionario per conoscere non soltanto il numero e la localizzazione delle attività, ma anche, diciamo così, la loro struttura organizzativa, le caratteristiche dell'imprenditore, eccetera. Tutti elementi che ovviamente qui non possiamo riprodurre, ma che hanno costruito un quadro molto interessante di quelli che sono gli operatori economici che in prima battuta fruiscono di questi vantaggi legati alle risorse economiche apportate dal turismo. Che cosa ci dimostrano i dati raccolti? Allora, innanzitutto ci indicano una enorme espansione delle attività di ristorazione in termini numerici. Fra il 2003 e il 2018 si parla quindi di un raddoppio delle attività di ristorazione, e rapportando le attività di ristorazione al numero di residenti si ottiene questo numero che è abbastanza impressionante. Per darvi un'idea, è più, che la presenza di attività di ristorazione per residenti a Firenze è più che doppia rispetto a quelle, per esempio, che possiamo individuare a Bologna, dove pure è stata calcolata. Si parla di un impegno in termini di fondi nell'area UNESCO molto importante, come potete vedere qua, circa 70.000 metri quadri, e questo elemento anche abbastanza indicativo che ha già anticipato
Matteo precedentemente, in un quinto dei casi le attività che abbiamo intervistato sono subentrate ad attività artigianali o commerciali precedenti che erano di altro tipo e che avevano una destinazione, diciamo così, non marcatamente turistica, ma che si rivolgevano ad un pubblico di residenti. Ecco, questo subentro, secondo me, è abbastanza indicativo di quali sono i termini anche di questa competizione, no? Per le destinazioni d'uso dei fondi in città. Avanti. In questa slide diamo uno degli indicatori di quale è il legame fra la foodification registrata a Firenze e il fenomeno turistico. La foodification, come si diceva, non è esclusivamente la foodification dei centri storici, non è esclusivamente un fenomeno legato al turismo, però il turismo è sicuramente, o l'overtourism in questo caso, è sicuramente un fattore che fa esplodere, diciamo così, questo fenomeno, e i dati che vedete qui lo dimostrano. La media delle attività rilevate ricava la metà perlomeno del fatturato dalla domanda turistica, ma questa percentuale svetta oltre il 60-70% per tutta l'area centrale anche del centro storico, quindi quella che vedete in basso a sinistra, che è attorno al Duomo, quindi fra il Duomo e la stazione, insomma, laddove sono situate le attrazioni, il patrimonio storico, diciamo così, più fruito o consumato. Poi andare avanti? Ecco, questa slide fornisce alcuni dati rispetto all'altro tema che abbiamo discusso poco fa, e cioè il rapporto fra lo sviluppo delle attività di ristorazione e la commercializzazione dello spazio pubblico. Qui abbiamo alcuni dati che indicano ovviamente che il 44% delle attività possiede un dehors. Ora, se questi dati dobbiamo tenere presente, sono stati rilevati precedentemente alla pandemia. Quindi, proprio in rapporto alla commercializzazione di spazio pubblico oppure all'occupazione di spazio pubblico attraverso dehors, in una fase post pandemia dovremo fare ragionamenti completamente diversi, come vedremo alla fine della presentazione. Però, insomma, già prima della pandemia questo fenomeno era molto molto presente, e soprattutto i dati mostrano una espansione enorme del numero e della superficie occupata di questi spazi. Ci tengo a sottolineare fin da ora che normalmente anche nella letteratura si parla molto spesso di commercializzazione dello spazio pubblico, facendo riferimento alla, diciamo così, a un utilizzo dello spazio pubblico che appunto non è più pubblico nel senso classico del termine, cioè aperto a tutti quanti, ma è un utilizzo dello spazio pubblico che lo rende fruibile soltanto per il cittadino consumatore. Quindi tutto questo ragionamento normalmente sta all'interno, nella letteratura, sta all'interno di un ragionamento sulla cosiddetta erosione dello spazio pubblico, crisi dello spazio pubblico, eccetera, che è verissimo. Voglio dire, ci sono dati che ci danno, che ci confermano sia in termini materiali la riduzione dello spazio pubblico, sia in termini simbolici la sua erosione. Però quello che vorrei fin da ora introdurre, e qui faccio riferimento ad altre ricerche su cui non posso entrare ora in dettaglio, ma che sono state fatte sempre dal nostro laboratorio di geografia sociale, questo termine commercializzazione non rende un elemento che invece è divenuto importante, e cioè, perlomeno nella parte nel centro storico, la domanda di spazio pubblico che il consumatore esprime, non soltanto che il cittadino esprime, che l'abitante esprime, che il fruitore esprime, non soltanto il turista, anche il normale abitante della città, è cambiata. E questa domanda di spazio pubblico effettivamente apprezza, che ci piaccia o non ci piaccia, apprezza uno spazio come quello offerto dai dehors, che da un lato è pubblico, nel senso che è all'aperto e fruisce di tutti
di tutti i vantaggi e le attrattività che il luogo pubblico ci garantisce, la varietà, l'incontro con l'altro, lo spettacolo, no, dello spazio pubblico. Però dall'altra parte il Viola è anche uno spazio protetto, nel quale comunque noi siamo all'interno di un luogo che abbiamo scelto e che diciamo così, e che condividiamo con altri consumatori o clientela che riteniamo affine. Quindi questa particolarità del Dehors, che è uno spazio all'aperto e pubblico, ma nello stesso tempo è uno spazio protetto, è secondo me una cosa che dobbiamo tenere molto bene presente quando andiamo a ragionare sulla diffusione dei Dehors, perché effettivamente, che ci piaccia o non ci piaccia, questa offerta incontra anche un cambiamento nel rapporto con lo spazio pubblico che noi abbiamo rilevato ed è molto diffuso. Possiamo andare avanti? Questa è una slide che ci dà l'idea visiva di come in una decina d'anni si sono moltiplicati i Dehors in una delle zone centrali della città, ma questa è rappresentativa di tutto il centro cittadino, quindi questa espansione la vediamo qui nella Piazza del Duomo, ma la potremmo riconfermare in Piazza Repubblica e in tutte le altre realtà. Dal punto di vista metodologico vorrei sottolineare un fatto. Come vedete, i nostri primi dati risalgono al 2008, quindi già, diciamo così, in tempi non sospetti avevamo cominciato a ragionare sulla presenza di questi Dehors come un elemento di trasformazione nell'uso dello spazio pubblico e nella presenza, diciamo così, se vogliamo dire, di ingombro di questi spazi protetti nello spazio pubblico della città e la gestione, come noi avevamo proposto anni fa, la gestione di queste informazioni in forma georeferenziata consentirebbe, o consente, forse nel frattempo questo non lo so, non sono in grado di dirlo, consente a un qualsiasi vigile urbano che viaggia con un tablet di verificare diciamo così, il corretto posizionamento del Dehors rispetto allo spazio per cui viene pagata la tassa sull'occupazione dello spazio pubblico, consente di verificare la maggiore o minore distanza dall'angolo strada, consente di verificare, diciamo così, l'ingombro di questo spazio in termini così anche di controllo, se vogliamo. E questa possibilità è offerta dalla gestione attraverso una qualsiasi piattaforma GIS di queste informazioni. Puoi andare avanti, Matteo? Adesso vorrei sottolineare con i dati che seguono perché si è arrivati all'overtourism e come mai è così difficile gestire l'overtourism anche in un contesto in cui eventualmente un'amministrazione ce la mette tutta per evitare le esternalità negative che l'overtourism causa. Che cosa abbiamo ricavato al riguardo dall'indagine che vi sto descrivendo? Abbiamo per esempio verificato che i canoni di affitto delle attività di ristorazione nel periodo considerato erano aumentati di un terzo in più rispetto al valore calcolato al tasso di inflazione sui prezzi di consumo. Come dire, poter concedere in affitto ad un locale di ristorazione il proprio fondo invece che a qualsiasi altra attività artigianale semplicemente rende al proprietario del fondo molto di più. Questo trova il proprio, diciamo così, una conferma, questo vantaggio trova una conferma nel fatto che c'è una scarsissima disponibilità di fondi in vendita, perlomeno c'era una scarsissima disponibilità di fondi in vendita prima della pandemia. Oltre un terzo degli operatori, dichiarava un aumento del fatturato negli ultimi 3 anni, quindi nel periodo in cui si lamentava il massimo dell'overtourism, e meno di un quinto dell'attività denunciava una diminuzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo è un gruppo, i ristoratori di Firenze rappresentano un gruppo di interesse molto, diciamo così, molto potente, molto importante,
col quale l'amministrazione e in generale chi gestisce la città deve in qualche maniera confrontarsi nel momento in cui interviene con politiche di correzione, no? Di alcune distorsioni. Matteo? Grazie. Ancora un paio di esempi, diciamo, di dati su questo stesso punto. Praticamente 2/3 degli operatori ritenevano che la concentrazione di attività Professoressa Loda, il microfono. Sì. Si è spento. Ecco cosa è successo. Inavvertitamente. Sì, infatti, inavvertitamente ho sfiorato. Penso che comunque la slide abbia chiarito lo stesso qual è il senso di questa operazione. Allora, dalla slide ricaviamo anche quali erano le prospettive future intraviste dagli operatori di ristorazione a Firenze, e vediamo che queste prospettive erano assolutamente promettenti. Quindi, diciamo così, un contesto di partenza molto difficile da gestire anche per l'amministrazione. Matteo. Poi è arrivata la pandemia. È arrivata la pandemia che, come dire, ha azzerato, più che azzerato direi che ha sospeso tutta questa situazione, azzerando per il momento, per una fase, tutte le attività in generale nel centro storico di ristorazione, ma in particolare tutte le presenze turistiche, lo sappiamo molto bene. Questa slide è incredibile secondo me, perché è una delle foto fatte in quel periodo in cui, l'impegno del tassista era talmente limitato che poteva permettersi di dedicarsi ad altre attività. In questo contesto abbiamo anche dei dati, Matteo poi fai scorrere la slide, questi sono i numeri della crisi a Firenze rilevati nel marzo, diciamo fra l'inverno e i primi mesi del 2021, e sono cifre obiettivamente inquietanti: 1 miliardo di euro di perdite solo nel settore turistico, crollo dei consumi, crollo degli incassi. Un altro dato importante: si moltiplicano le offerte per rilevare i locali a prezzi stracciati, e vi è una campagna di acquisti degli alberghi situati nel centro storico da parte di grandi fondi internazionali. Questo è il quadro che si è creato nel momento della crisi e che ha anche generato una serie di, diciamo così, ha fatto partire una serie di azioni problematiche anche per il futuro, e soprattutto ha fatto partire un grosso dibattito su quello che è su quelle che sono le fragilità del modello di overtourism precedente. Matteo? Questa crisi è sicuramente ha colpito moltissimo, ma su quali sono state, almeno per il settore della ristorazione, le conseguenze di lungo periodo della crisi, bisognerebbe ragionare con un pochino di calma, perché già nelle indagini che noi abbiamo condotto maggio del 2021, abbiamo visto che nell'area in esame una serie di attività avevano chiuse, che sono quelle che vedete qui ora, fra quelle intervistate precedentemente, però insomma una porzione ancora abbastanza, direi molto limitata, no? Rispetto al numero precedente, e soprattutto, se puoi passare alla prossima slide, Matteo, e soprattutto l'estate ha rappresentato un recupero fortissimo, grazie alle condizioni molto più sotto controllo, controllate della pandemia, ha consentito una ripresa marcata del turismo, e quindi anche una, Matteo passa subito alla slide successiva per favore, ha anche comportato subito una ripresa dei fenomeni che erano stati individuati precedentemente come problematici, e quindi
fortissima presenza delle attività di ristorazione in città, in questo caso anche data la decisione comprensibilissima di consentire un ampliamento senza il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, un ampliamento dei DEOR, si è verificata in città, a Firenze come altrove, un fortissimo ampliamento delle superfici occupate da DEOR in tutta la città, ma ovviamente in particolare nel centro storico. E tutto questo ha fatto ripartire il dibattito e la discussione su come gestire questi processi. Puoi passare alla slide successiva, Matteo? Il dibattito avviato dalla crisi su come gestire il centro storico, su come eventualmente modificare questo modello di sviluppo di questa area, ha toccato una serie di elementi, di strategie molto importanti. Ho citato qui quelle che mi sembrano le principali: reintroduzione di attività artigianali tramite l'acquisto di fondi da parte del comune, conferma del blocco all'apertura di nuovi locali di somministrazione, perlomeno per l'area UNESCO, immobili destinati a social housing nel centro storico, azioni di controllo delle locazioni turistiche, in particolare di quelle Airbnb. Ora, queste sono semplicemente delle indicazioni per ricordare quali sono gli ambiti principali nei quali si stanno muovendo le politiche dell'amministrazione per cercare di gestire questa ripartenza in maniera, di governare questa ripartenza in maniera più vicina agli obiettivi che si vogliono raggiungere. La domanda che io però credo dobbiamo porci è principalmente quanto è ampio il margine di manovra che effettivamente l'amministrazione cittadina ha in mano a fronte dei numeri precedenti che io vi ho citato e che sono relativi ai vantaggi economici, agli introiti economici che il turismo porta a componenti importanti, no? Ad attori importanti della vita economica cittadina. Ecco, questa dinamica magari è una dinamica sulla quale sarà opportuno riflettere a lungo e riflettere oltre a dibattere a lungo. Dal punto di vista nostro, dal punto di vista personale dell'Università di Firenze che si occupa di questi temi, noi cerchiamo di contribuire al dibattito fornendo degli elementi di quantità, degli elementi anche oggettivi di ragionamento sui fenomeni in corso, ma anche stimolando nel dibattito con i nostri studenti, stimolando una riflessione su come si potrebbero ridurre gli effetti negativi delle presenze turistiche. E in particolare qui voglio citarvi tre ricerche che abbiamo in corso. La prima è la continuazione di un monitoraggio sulle attività ricettive di ristorazione, quindi sul tema foodification, che praticamente continuerà a monitorare la situazione e a confrontare i dati con quelli che vi ho mostrato poco fa. Un altro contributo che ci sembra importante è stata la partecipazione dei nostri studenti al concorso di idee che si chiama Urban Innovation Lab, che è stato avviato dal Comune di Firenze per sollecitare proposte e idee innovative su come si può intervenire per alleggerire la pressione nel centro storico e per migliorare il rapporto o la capacità della città di rispondere sia alla domanda di città dei turisti, ma anche alla domanda di città dei residenti. E i nostri studenti hanno sviluppato alcune proposte, in particolare vi presento qui quella che hanno chiamato loro Fermate in Movimento,
e che consiste in un ragionamento su quali possibilità di fruizione di uno spazio più ampio del centro storico la città potrebbe offrire alla domanda turistica attraverso la tranvia. E quindi questi ragazzi hanno studiato i percorsi della tranvia, hanno individuato alcune fermate, hanno selezionato fermate a partire dalle quali si possono fare una serie di cose interessanti che possono essere sia attività di movimento e di sport all'aria aperta, ma sia anche visita di elementi interessanti del patrimonio della città, non soltanto nel senso di patrimonio strettamente storico-artistico, ma anche per esempio paesaggistico. E questa proposta ci sembra particolarmente, come posso dire, felice e interessante, perché è una proposta che da un lato potrebbe contribuire a alleggerire la pressione sul centro storico delle presenze turistiche, dall'altro lato potrebbe migliorare la capacità della città di rispondere alla domanda turistica, cioè di fornire alla domanda, di fornire ai visitatori una immagine di sé che non sia assolutamente e unicamente fossilizzata sul patrimonio storico-artistico e in particolare sulla sul patrimonio rinascimentale. E il terzo elemento per cui questa proposta mi sembra interessante è che è una proposta che, come dire, avvicina l'esperienza della città, l'esperienza della città che fa il visitatore all'esperienza che ne fa l'abitante, quindi anche, come dire, può favorire momenti di incontro, momenti di realizzazione di quella famosa ricerca di autenticità che è così pressante nella domanda turistica. L'ultima ricerca che voglio citare, alla quale stiamo lavorando, nell'ambito di una convenzione con il Comune, fra il LAGES, scusate, qui c'è un refuso, il LAGES è il Laboratorio di Geografia Sociale e il Comune di Firenze, il LAGES sta sviluppando una ricerca intitolata Ripensare il centro storico nel dopo Covid, e questa ricerca si sta ponendo, sta cercando di contribuire a fornire indicazioni per capire in che misura una delle strategie principali dell'amministrazione, che si può riassumere nella parola chiave riportare la residenza in centro, ecco in che misura questa strategia è realistica, effettivamente praticabile ed eventualmente con quali target. E questa ricerca viene condotta sostanzialmente attraverso un'analisi degli open data sui cambi di residenza, i flussi di mobilità e sullo smart working che interessa la città e in particolare il centro storico, e poi attraverso una indagine campionaria sulla percezione e l'attrattività del centro storico per chi non risiede nel centro storico. Ecco, e con questo io penso di avere concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche da parte mia, ovviamente. Grazie, e intanto mi scuso con il professor Puttilli perché ho contratto la presentazione iniziale dei due relatori, e comunque voglio ringraziare veramente tanto, perché avete dato un contributo molto rilevante non solo a mettere qualche altro tassello importante nel mosaico che noi stiamo cercando di ricomporre a livello teorico, ma anche per il rigore metodologico che viene evidenziato dalla vostra ricerca. Mi scuso, io mi tengo spesso la mascherina. I nostri corsisti avranno modo di fare con noi un percorso di esercitazione tra cui abbiamo introdotto appunto il tema dell'intervento negli spazi della ristorazione a livello urbano. I nostri corsisti, come è noto, sono professionisti, architetti, ingegneri, agronomi, geometri e tecnici della pubblica amministrazione, e quindi in qualche modo avere questa presentazione così rilevante di come si possa procedere appunto nella
nell'analisi dei fenomeni urbani che stiamo trattando, penso che vi agevolerà moltissimo nel lavoro che porteremo avanti appunto anche nelle prossime settimane. E magari appunto sarebbe molto bello se alla fine del lavoro potessimo avere un confronto anche per mostrarvi, diciamo, questo vostro lavoro di disseminazione, che cosa in qualche modo ha prodotto anche per noi. Grazie. Grazie a voi, veramente. Ora, se c'è qualche domanda da parte dei corsisti, li possiamo abilitare. Sì, vedo che c'è prenotato in chat con una domanda Leonardo Tullio, che adesso... Possiamo anche dargli la parola senza dover leggere le chat. No, assolutamente. Adesso dovrebbe poter parlare. Possiamo dargli la parola? Tutto così complicato, però ce la facciamo. Leonardo Tullio, prego, se vuole parlare, se vuole prendere la parola. Altrimenti leggiamo le sue osservazioni. Esatto. Forse Leonardo ha scritto in chat la sua domanda anche. Sì. Se non sbaglio. Forse. Allora, la leggiamo allora, dai. Non... Esatto. Allora, quali sono gli effetti della foodification sulle condizioni... Ecco, adesso dovresti sentirmi. Eccolo. Sì, ho certo dei problemi, scusate, buongiorno. Complimenti, molto interessante veramente. Allora, niente, io sono un agronomo e guardo, diciamo, gli aspetti legati agli aspetti vegetazionali, faunistici, ecco. Allora, rispetto a questo tema, io mi domando, c'è sicuramente un incremento di macro e micro residui alimentari che induce, credo, non lo so, se l'avete verificato, un incremento della microfauna o della mesofauna, diciamo, vedendo colombi, ad esempio caso di Venezia, piuttosto che insetti, piuttosto che micro roditori, ecco. Quindi questo determina, credo, una maggiore attenzione alle condizioni igieniche di questi luoghi. È una cosa su cui è stata posta attenzione, su questo tema che cosa mi dite? Dico io, Matteo, poi dico io. Allora, innanzitutto grazie per questa domanda che apre per me un nuovo scenario. Devo dire la verità, noi non ci siamo occupati di questo tema, un po' perché cade al di fuori della nostra, come dire, cade un pochino al di fuori, forse non voglio dire solo della nostra competenza, ma anche della nostra sensibilità, devo ammettere. Ma invece penso che apprendo da lei, come dire, la necessità anche di guardare a questo tema e immagino, mi auguro che l'amministrazione possa essersene occupata, ma eventualmente è senz'altro un tema che può essere, posso dire, può essere maggiormente posto all'attenzione. Finora, per quanto io posso trarre dai giornali, questo tema non è stato affrontato nei termini che lei pone, ma la presenza di negli spazi pubblici di ore, quindi di spazi dove si consuma cibo, è stato considerato soprattutto dal punto di vista della competizione fra lo spazio occupato dai deore e lo spazio libero e le problematiche che sono sorte in città e che sono state discusse in città riguardano soprattutto la tendenza del... riguardano la cosiddetta mala movida, cioè riguardano la tendenza di molti giovani a occupare spazi al di fuori dei dehors
E siccome questi spazi poi vanno a coincidere con spazi, diciamo così, sensibili dal punto di vista del patrimonio artistico, come è stata per esempio il sacrato della piazza della chiesa di Santo Spirito, oppure più recentemente quello di Santa Croce, ecco, questo ha messo in moto una serie di, diciamo così, di riflessioni, ma anche di competizioni che sono state risolte per il momento, rendendo inaccessibile lo spazio pubblico non occupato da Deor, quindi non, diciamo così, ripulito, rigestito in termini di igiene dal gestore del locale, e questo è quanto posso dire in questo momento. Non so se Matteo tu puoi aggiungere qualcosa. Sì, grazie per questa domanda, che anch'io trovo molto interessante per diversi aspetti. Confermo, non ce ne siamo occupati. Devo dire che solleva questa domanda un tema rispetto al quale c'è una crescente sensibilità, anche ad esempio nella nostra disciplina, che è la geografia. Diciamo che nel dibattito proprio sui temi urbani, negli ultimi anni c'è una maggiore, diciamo così, un maggiore interesse anche a riflettere e a, no, avviare delle ricerche sul fatto che noi condividiamo gli spazi che abitiamo anche con moltissime specie non umane, e che questo, insomma, spesso, no, non viene considerato e dato come un aspetto non rilevante, e invece quello che abitiamo è uno spazio condiviso con umani e anche non umani. E quindi è una prospettiva di ricerca che mi sembra molto interessante, soprattutto interrogandosi su come renderla anche da un punto di vista quantitativo, no? Di provare a dimensionare, no? La relazione, non solo appunto a teorizzarla, ma anche poi in qualche modo a valutarne concretamente gli effetti, le conseguenze di questa interazione. E mi sembra molto interessante. Volevo aggiungere anche un altro aspetto che la sua domanda chiama, diciamo, in causa, cioè il fatto che appunto questo effetto della foodification non si esprime soltanto nell'aumento, no, degli esercizi commerciali destinati alla ristorazione, all'aumento degli spazi, ma proprio anche un aumento del cibo offerto su base quotidiana. E questo è un problema che, no, anzi, apre a un problema che è quello relativo appunto al consumo alimentare, alla gestione dello scarto alimentare, di ciò che non viene consumato. Quindi, diciamo, si inserisce in un più ampio filone, che è quello della sostenibilità urbana, no? Oggi molto attenzionata anche rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, e su cui in diversi contesti a Firenze, ma penso anche a molti altri contesti urbani dove ci sono state iniziative anche più incisive, è stato oggetto di interventi, forse non tanto della pubblica amministrazione, ma anche da parte della società civile, associazioni, comitati che si sono mobilitati proprio per riuscire a gestire lo scarto alimentare, il residuo alimentare, recuperarlo, inserirlo nei circuiti della solidarietà. Insomma, proprio preparando anche la giornata di oggi, avevamo condiviso con Matilde alcune iniziative a livello, no, di altri comuni in cui questo tema è fortemente, ecco, chiamato in causa, nei contesti è affrontato, nei contesti over turistici, ecco, è sicuramente un aspetto rilevante da considerare. Quindi grazie, questa domanda mi sembra rilevante anche in questi termini. Sì. Se posso aggiungere questa osservazione, nasce da una recente visita che ho fatto nella città di Monfalcone, dove ho registrato, ma proprio colto con nettezza, la distribuzione rilevante di trappole per topi vicino anche ai luoghi di ristorazione. Ora, questa cosa qua però non è che, cioè, personalmente non mi è molto piaciuta, perché, voglio dire, significa che c'è una presenza, diciamo, in città, ma proprio diciamo, di ratti, che va bene, voglio dire, sono dei vettori
lo sappiamo benissimo, di tante, diciamo, di tante malattie. Quindi, da un certo punto di vista, si rischia di avere un effetto poi contrario. Bisogna fare attenzione a come gestire questo fenomeno, perché io personalmente non sarei più tanto tentato di tornare a Monfalcone, a passeggiare dentro Monfalcone, per capirci. Perché tutte queste trappole per topi diffusamente distribuite nel centro storico, insomma, non mi fanno... Non è una cosa molto bella da vedere, quindi le soluzioni anche da trovare è un tema, ecco, è un tema, punto, mi taccio. Possiamo dare la parola a qualche altro quesito, qualche altra persona? Sì, Diego Vello vedo che ha alzato la mano, quindi dovrebbe poter intervenire adesso. Sì, pronto? Eccoci. Mi sentite? Sì, sì, prego. Eccoci. Sì, molto interessante il ragionamento della foodification, però mi pare sia concentrato più, insomma, per lo studio di Firenze, su un'area che già esprime molto da un punto di vista turistico e potremmo definirla quasi una conseguenza della mole dei turisti che occupa in questo caso Firenze. Poi invece la foodification essere vista al contrario, diciamo, ovvero essere un input, un inizio per una fase turistica, penso ai piccoli borghi piuttosto che alle piccole frazioni, ovvero l'innesco di eventuali attività ristorative porta la gente all'interno di piccoli borghi e magari far conoscere alcune aree o riattivare quelle che possono essere aree magari attualmente degradate. Quindi una foodification al contrario, che può essere uno di spirito positivo per aree oggi sconosciute o magari che hanno necessità di essere rilanciate sotto l'offerta turistica. Posso rispondere brevemente? Grazie per la domanda. Io suggerirei di mantenere la valenza negativa del termine foodification, giusto per chiarirsi, ma quello che lei menziona potrebbe invece molto utilmente essere inteso come una valorizzazione turistica attraverso la proposta di cibo di qualità. E lo scenario che lei descrive in realtà è già abbastanza presente, perlomeno in Toscana, ma anche in Lombardia, che io conosco e frequento un pochino di più, ho presente realtà di questo genere, che sono interessanti da un punto di vista, diciamo, sia come iniziative economiche, sia anche come momenti o fulcri di una valorizzazione territoriale o di un recupero, diciamo così, di alcune aree altrimenti abbandonate. Sì, ho visto situazioni come quelle che lei descrive, in cui la decisione di un imprenditore di aprire un ristorante di qualità in un borgo abbandonato ha poi richiamato su quel borgo non solo, anche altre iniziative economiche, per esempio qualcuno che poi offre dimore o diciamo così ricezioni turistiche per il fine settimana. Insomma, piccole iniziative di questo genere possono sicuramente essere veicolate da una offerta di cibo di qualità in determinati contesti. Quindi sicuramente sì, manterrei invece per foodification un'accezione negativa, perché qui stiamo parlando di un processo che rischia un po' di sfuggirci di mano, ecco, questo è il punto per me. No, Mirele, hai già risposto. Io se posso aggiungere solo un aspetto, sono assolutamente d'accordo. Cioè, il modo con cui noi abbiamo utilizzato il termine foodification fa esplicitamente, no, riferimento ad alcuni tipi di problemi del rapporto tra, no, turismo e in particolare overtourism e contesti urbani, no, e in particolare centri storici. Quindi, cioè, nasce in questo tipo di problematica. Non c'è dubbio che il cibo sotto altre, e la ristorazione sotto altre accezioni, sotto altre prospettive, costituisca, no, un importantissimo e rilevante fattore di attrattività turistica, di valorizzazione del territorio, nel senso che Mirella, no, stava illustrando. Aggiungo solo che appunto all'inizio della presentazione avevamo detto che questo stesso termine, un po' curiosamente, no, è stato utilizzato
partendo da diversi casi studio italiani, e nell'ambito di una rete che esiste, che è una rete delle politiche locali del cibo, che riunisce ricercatori e diciamo così anche attivisti, amministratori che si interrogano su alcune problematiche legate appunto a come governare i sistemi del cibo. Abbiamo proprio inaugurato, diciamo, un tavolo di lavoro che vuole riflettere proprio sul rapporto tra cibo e trasformazioni urbane, nel senso anche della foodification, provando a esplorare appunto altre possibili, no, letture, percorsi di riflessione, di ricerca, varianti anche di questa foodification a seconda di diversi contesti. Quindi, come dicevamo all'inizio, no, sono poi termini che nascono in determinate situazioni rispetto a determinate problematiche, ma che poi possono suggerire, no, altre esplorazioni, altre piste di indagine. Ecco, solo questo. Grazie mille. Prendo la parola un momento per provare a sintetizzare un paio di domande che sono state fatte in chat, giusto per provare a dare spazio a tutte le richieste. È stata sollevata la questione della questione, come diceva la professoressa Loda, della questione della qualità dell'offerta della ristorazione. E in prima battuta, se nel vostro studio è stato fatto, vedendo un po' anche la trasformazione prima, post, durante il processo di pandemia e l'analisi fatta nel tempo, se è stata fatta una differenziazione sulla tipologia e la qualità dell'offerta. Soprattutto Firenze è stata anche riconosciuta abbastanza anche sui titoli del giornale per le sue restrizioni su determinati tipi di offerta di ristorazione rispetto ad altre. In seconda battuta, se anche in ottica di prospettiva futura, la questione della qualità può essere una discriminante in ottica di gestione dello spazio, con priorità o riduzione a livello di impatto sul paesaggio urbano. Quindi il valore della qualità dell'offerta, quanto è rilevante nel suo impatto all'interno dei centri storici. Ultima questione, che è a margine ma è stata sollevata e penso possa essere interessante, riguarda su come questa ricerca, comunque lo studio fatto, poi ha avuto una relazione o potrebbe avere una relazione con gli strumenti di governo urbano del territorio. Quindi in questo caso nel Veneto sarebbero i PAT, in Toscana penso siano i PSC, cioè, nel senso proprio il riflesso che la normativa può ricevere da questo tipo di studi. Allora rispondo alla prima, tu Matteo rispondi alla seconda domanda, possiamo, perché non vorrei occupare troppo tempo. Il tema della qualità del cibo è un tema interessantissimo al quale noi abbiamo iniziato a dedicarci, in particolare con due ricerche. Una è una ricerca su quella che Matteo ha definito mythification, e cioè il fatto che in questa penetrazione del cibo nella dimensione di come la città viene immaginata, ecco, questa penetrazione del cibo si è trasformata nel caso di Firenze in un aumento di rilevanza simbolica e di presenza materiale della bistecca fiorentina, sia sulle tavole dei vari ristoranti, sia sui tavoli, ma sia anche nelle vetrine. Quindi c'è stata proprio una trasformazione del paesaggio urbano, nel senso che la carne oggi è un elemento, la carne esposta proprio, è un elemento, diciamo così, tipico del paesaggio, commerciale del centro della città. Questa è una direzione. Un altro elemento, questo è un altro trend sul quale invece stiamo iniziando proprio ora a ragionare, è il cibo di strada. Anche questo è il cibo di strada è una modalità di offerte, di consumo del cibo non esclusivamente legato al turismo, ma alle nostre latitudini, direi soprattutto legato al turismo, e è interessante vedere come
come questa offerta può creare anche, questo è un tema toccato proprio nei giorni scorsi dal dibattito qui in città, in che misura questa offerta può creare delle disparità delle disparità fra operatori che lavorano con il cibo di strada e che lavorano invece con un ristorante. Come dire, un ristoratore che offre 50 pasti al giorno ha una determinata imposizione fiscale, un operatore che offre cibo di strada magari ne offre 2.000 al giorno e ha un'imposizione fiscale molto minore. Questo è un tema entrato proprio nel dibattito cittadino recentemente, perché anche a Firenze il cibo di strada sta prendendo molto piede e addirittura ci sono state dei casi molto molto estremi che hanno addirittura portato a delle normative specifiche al divieto di consumare panini in certi luoghi della città, no? Quindi il famoso decreto del panino. Questo per dire come le cose si intrecciano. Direi che il tema della qualità del cibo quindi va indagata sia dal punto di vista del rapporto fra l'offerta e la domanda di cibo di qualità, e anche in relazione a come questo tema viene gestito rispetto a quella che Matteo ha citato poco fa, e cioè la grande tematica della sostenibilità urbana. Ma i temi sono molto, molto interconnessi. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? Molto sinteticamente, anch'io volevo intervenire un attimo su questo tema, in questa interessante domanda della qualità. Cioè, in particolare leggevo in chat questa riflessione sul fatto che o se la qualità possa divenire, diciamo, uno strumento per regolamentare in qualche modo il tipo, orientare il tipo, no, di offerta che fa parte di questo, no, dell'offerta turistica di ristorazione. La domanda penso sia molto interessante. Allora, noi nella nostra rilevazione sì, abbiamo operato, per quanto questo sia appunto complesso sotto vari punti di vista, una distinzione tra le varie tipologie, no, di offerta, rilevando appunto quelle che più insistevano su un'idea di tipico e tradizionale, quelle che invece si ponevano più su una ristorazione di diverso tipo, ad esempio quella etnica, forme interessantissime di sincretismo tra l'etnico, l'esotico e il tradizionale, in cui gli operatori dimostravano davvero una grande capacità di adattamento flessibile, diciamo, alla domanda, e uno è proprio qua sotto il nostro ufficio, Mirella, che da poco ha aperto un nuovo ristorante che è greco-toscano, cioè offre in modo intercambiabile cucina toscana, tipica, tradizionale, ma anche greca. Detto questo, questo solo per fare una battuta rispetto alla complessità in realtà, no, di questi termini, perché la qualità, no, così come quando associamo il concetto di cibo a quello di tradizione o di tipicità, no, e si portano dietro una componente fortemente soggettiva, che è difficile definire, no, in termini di strumenti di regolazione, no? Sono appunto dimensioni queste molto scivolose e molto ambigue. Il rischio è che è proprio il richiamo alla qualità e alla tipicità che rappresenta e viene utilizzato, no, come risorsa per creare maggiore attrattività turistica. Potremmo dire che talvolta questa qualità si riflette effettivamente, no, nel cibo, altre volte invece è semplicemente un label, un'etichetta che viene associata a un certo tipo di offerta. Nel caso della carne questo è particolarmente evidente, nel senso che il caso dell'offerta di carne di bistecca alla fiorentina che Mirella stava evocando prima, e che è arrivata a costituire un elemento del paesaggio urbano sempre più presente, attraverso grandi espositori refrigerati in cui le porzioni di lombata sono visibili e si mangia a fianco di queste, no, di fatto porzioni di carcassa di animale che sta frollando nei refrigeratori, e quindi pensate a che tipo di, no, esperienza di consumo questo implica. Ecco, qui
è nata, no, l'iniziativa di cercare di tutelare maggiormente proprio questa preparazione tipica, cioè la fiorentina, la bistecca alla fiorentina, proprio a fronte di alcune degenerazioni nell'uso del, no, del, della pietanza che venivano fatte nei circuiti turistici. Quindi si offriva ad esempio, no, la bistecca alla fiorentina per pochi euro con un contorno, e questo per chi invece la preparava rappresentava, no, un problema. Quindi vedete come questi temi del tipico, della qualità, sono davvero molto ambigui e difficili da utilizzare poi in termini soprattutto di gestione, no, del fenomeno. Ma sicuramente molto interessanti da studiare. Rispetto invece alla domanda sulla valenza operativa applicata, diciamo, di questi studi, diciamo che questo studio non dialoga direttamente, no, con gli strumenti di governo del territorio, però è forse bene sottolineare come questi lavori che si fanno sulla trasformazione della città, del centro storico in ambito turistico, si collochino anche all'interno di una rete, no, di ricerca che collabora strettamente con il comune, e tra poco, no, ci sarà l'intervento di Carlo Francini che proprio rappresenta, no, l'ufficio UNESCO del comune di Firenze, con cui ampiamente abbiamo lavorato, proprio per cercare da diverse prospettive di costruire, no, strumenti che possano risolvere appunto alcune di queste problematiche, ad esempio confluendo, no, nel piano di gestione, di gestione del sito centro storico UNESCO. C'è anche un laboratorio, ad esempio, congiunto dell'Università di Firenze, interdisciplinare, che opera proprio nella prospettiva di, no, di studiare questi fenomeni e altri, no, in una prospettiva multidisciplinare. Invece, solo per esigenze, diciamo così, di chiarezza, lo studio che si sta conducendo e che Mirella citava alla fine della sua presentazione, cioè questo studio sulle prospettive, no, realistiche di attrattività del centro storico in termini di residenza, cioè di recupero della residenzialità, no, del centro storico, questo avviene con una convenzione proprio con l'assessorato all'urbanistica del comune di Firenze, e ha, diciamo così, no, nasce proprio con l'obiettivo di offrire degli strumenti anche di programmazione e gestione del territorio attraverso appunto gli strumenti urbanistici, cioè un aggiornamento degli strumenti urbanistici. Ecco, quindi questo semplicemente per rispondere alla domanda su questo punto. Grazie, mi sembra che in chat ci siano dei commenti che portano avanti ulteriormente il tema appunto dei rifiuti e dei problemi che si vengono a creare. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei i relatori e avvierei l'intervallo. Grazie a tutti. Grazie, veramente. Grazie a voi. Allora, possiamo fermarci per un quarto d'ora. Nel frattempo vedo che sono arrivati i relatori della seconda parte e quindi li saluto. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, continueremo buongiorno. Appunto con Firenze, bene, con il dottor Francini, e abbiamo poi per chi riguarda l'urbanismo tattico la Valentina Talu e Omri Revez per quel che riguarda proprio l'approfondimento del tema dei dehors e comunque dell'occupazione degli spazi pubblici alla scala appunto in cui interviene il design. Allora ci prendiamo un quarto d'ora e senza staccare la connessione, perché comunque appunto meglio conservarla. Ecco. Grazie, a dopo. A più tardi. Potremmo riprendere se siete rientrati tutti quanti.
No, non sono rientrati. Aspettiamo qualche altro minuto. Allora, ricominciamo e ricominciamo più che altro tornando a Firenze. Torniamo a Firenze con il dottor Francini, che per il Comune di Firenze si occupa della programmazione eventi culturali. In questo momento si sta occupando appunto delle celebrazioni su Dante e in particolar modo si occupa. Appunto, della, per il Comune di Firenze. E il dottor Francini dal 2011 è membro dell'ICOMOS e in particolar modo vogliamo ricordare che dal 2005 appunto è responsabile dell'Ufficio Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO e all'interno appunto di questo ufficio ha coordinato la redazione del primo piano di gestione del Centro Storico di Firenze, sito UNESCO, e i successivi monitoraggi. Potrei andare molto avanti nella descrizione del curriculum, ma mi fermo qui perché appunto dopo aver ascoltato i colleghi Loda e Puttilli che hanno evidenziato con forza quali sono i problemi della foodification per una città come Firenze, che sappiamo bene come abbia un peso importante come patrimonio UNESCO. Ora appunto chiediamo al dottor Francini appunto come sono conciliabili certe tensioni del turismo all'occupazione appunto del suolo pubblico per la ristorazione con il fatto che Firenze appunto il suo centro storico è un sito UNESCO. Grazie, vi diamo molto volentieri la parola. Grazie professoressa Reo. Intanto un saluto a voi e a tutti i partecipanti. Permettetemi un saluto particolare davvero a Mirella Loda e a Matteo Puttilli. Matteo tra l'altro ha proprio rammentato uno dei punti, direi proprio uno dei punti di forza della nostra attività sulla gestione del sito di Firenze come sito patrimonio mondiale, che è proprio il laboratorio congiunto fra l'Università di Firenze e il Comune di Firenze, l'ERELAB, che si dedica proprio a cercare di portare la ricerca poi in qualche modo in un'attività più legata a quello che può essere non tanto un'attività normativa, anche se ho intuito bene molti dei presenti, molti dei discenti sono colleghi di amministrazioni, quindi sicuramente sono anche interessati a questa parte, anche dalle domande che ho visto, ma soprattutto cercare di essere in qualche modo di ispirazione poi alle scelte che poi l'amministrazione in particolare del Comune di Firenze deve fare. Parlo di amministrazioni perché, come sapete, un sito patrimonio mondiale ha un soggetto responsabile solitamente, e per le città un sito patrimonio mondiale italiano solitamente incarna questo nell'amministrazione comunale, ma poi ci sono tutta un'altra serie di attori del comitato di pilotaggio, lo steering committee, lo stesso ministero attraverso le sue propaggini, di solito le sovrintendenze o quando furono redatti i primi protocolli d'intesa, ormai nel 2007, con un ruolo molto particolare del segretariato regionale, che in qualche modo si è andato riducendo con le riforme del Ministero, ora Ministero della Cultura, ma che svolge ancora questo ruolo, ma in particolare poi con la presenza
ovviamente del sovrintendente e in questo caso per quanto riguarda anche Firenze, per esempio il tema della città metropolitana. Quindi insomma ecco, diciamo che in un sito patrimonio mondiale come il Centro Storico di Firenze sono molti soggetti che poi vanno a operare e che hanno anche responsabilità. Scusate, ho omesso la Regione Toscana, ho commesso certamente un errore, perché la Regione ha un ruolo fondamentale anche da questo punto di vista. Quindi sulla gestione del sito, e qui davvero solo per trattenermi qualche minuto, quindi come ha detto giustamente il professoressa Reo dal 2005, quindi ormai diciamo ho un po' di passato su questo argomento, ormai siamo arrivati e stiamo arrivando a chiudere il terzo piano di gestione, diciamo l'aggiornamento del piano di gestione, con una scelta un po' particolare, perché noi fino ad ora siamo andati in approvazione da parte della Giunta, considerandolo più uno strumento quindi attuativo, operativo, e invece restando la Giunta Comunale, il Sindaco in primis, l'assessore Del Re, che ha la responsabilità politica, quindi anche assessore all'urbanistica, al turismo e anche altre deleghe importanti, ha deciso invece che il piano di gestione dovrà andare in Consiglio Comunale. Questo per chi ha un po' di dimestichezza, un po' con la macchina e la struttura, sa bene che è un passaggio importante, cioè un passaggio quasi, tra virgolette, regolamentare. Ma cosa posso dire? Che dal 2005 in poi io non posso far altro che testimoniare un aumento notevolissimo di consapevolezza da parte anche della struttura politica del valore del tema Firenze, Centro Storico di Firenze, patrimonio mondiale. E questo lo si vede proprio dagli aumenti. Cioè se all'interno anche della strumentazione urbanistica precedente non c'era mai nemmeno un riferimento al fatto che il Centro Storico di Firenze fosse patrimonio mondiale, e ora siamo passati forse anche con eccessiva presenza, non scherzo, va sempre bene, ma anzi, negli strumenti urbanistici, per esempio, adesso c'è una definizione chiara, c'è per esempio anche tutta la perimetrazione, c'è addirittura finalmente anche la perimetrazione della cosiddetta zona tampone, la buffer zone, che è stato un traguardo anche questo raggiunto non molti anni fa, nel 2015, perché Firenze non ovviamente è entrata nella lista nell'82, tutto questo non c'era. Quindi ecco, anche da questo punto di vista c'è stato sicuramente un passaggio. Ma il passaggio forse più importante è stato quello legato proprio alle tematiche che stiamo affrontando. Poi mi piacerebbe affrontare l'argomento anche dal punto di vista più teorico, ma andiamo direttamente sulla parte legata per esempio alla regolamentazione. E la regolamentazione che poi è venuta fuori, che si è espressa in questi ultimi anni e che è stata riconfermata addirittura nel 2020 proprio nel limite dell'attacco della pandemia, è quella per esempio di bloccare le licenze di somministrazione alimentari nel centro storico, che poi purtroppo per me, e poi vi spiego perché, è diventato il cosiddetto regolamento UNESCO, nasce da questa presa di coscienza, di consapevolezza, e nasce anche, non soltanto per quanto riguarda il tema delle licenze, ma anche nel tema dell'impatto dei cosiddetti DEOR, dell'occupazione del suolo pubblico. Cerco di essere estremamente sintetico. Il passaggio che ha permesso anche questa crescita è stato ovviamente legato intanto a una presa di coscienza del valore dell'essere patrimonio mondiale e soprattutto grazie anche a tutta una serie di ricerche che sono state fatte, in particolare anche quella della professoressa Loda, di Matteo Putilli, ma anche di altri, cioè una crescita costante di attenzione verso questi argomenti. E un altro passaggio sostanziale è stato quello di decidere di inserire nei regolamenti, proprio nell'incipit, non solo i classici richiami che si fanno di legge normali, ma ribadire con forza che l'appartenenza alla lista del patrimonio mondiale, quindi alla Convenzione del 72 e anche alla legge 77/2006 che riguarda i siti patrimonio mondiale italiani, deve esprimere una coerenza, si deve esprimere in qualche modo con atti coerenti. Questo ha permesso addirittura di resistere in qualche modo a varie sentenze, non soltanto a sentenze di tipo amministrativo, ma addirittura anche al Consiglio di Stato, laddove ci sono state delle ovvie
prese di posizione da parte degli esercenti, per esempio sul tema delle ore, sul tema proprio della ristorazione, anche delle licenze alimentari. Quindi diciamo che da un punto di vista teorico in generale, la strumentazione, direi, in questi ultimi anni va verso una regolamentazione. Ma tutto questo probabilmente è, potremmo riassumerlo con la frase, arriviamo quando ormai, come dire, i buoi sono scappati da un certo punto di vista. Da un altro è anche vero che è molto importante che soprattutto la classe politica abbia preso coscienza di questo valore. In questi giorni, ora io potrei farvi vedere un po' di articoli di giornale, cosa, c'è un dibattito enorme, per esempio, sul tema dei tavolini, perché l'occupazione del suolo pubblico, perché ovviamente erano in qualche modo normate in fase pre-pandemia, poi con la pandemia c'è stata questa dichiarazione di urgenza da parte del governo che ha permesso poi una liberalizzazione, e su questa liberalizzazione è successo di tutto. Cioè, la liberalizzazione non vuol dire facciamo cose e non ci sono permessi da chiedere, ci sono delle cose da chiedere, permessi da chiedere, ma è successo non solo attraverso un incremento notevole attraverso i permessi, diciamo, con virgolette, regolari, ma c'è un fenomeno dell'abusivismo assolutamente diffuso. Ma c'è anche il problema politico, ovvio. Cioè, è difficilissimo intervenire oggi in una situazione come la nostra con le cosiddette forze dell'ordine o simili. Mirella accennava, per esempio, al tema della malamovida, la Santa Croce, Santa Maria, Santo Spirito, il mare è sempre uno dei punti per me, come dire, delle grandi croci e delizie, perché qui ci sono, si scontrano davvero stili di vita e modi di vita che paiono, o a noi almeno, sembrano molto in contrasto con il valore di Firenze come patrimonio mondiale. Però tutto questo ci deve anche un po' far riflettere. Cioè, possiamo solo noi agire o lavorare soltanto, e questa è competenza dell'amministrazione, non può essere altrimenti, per via regolamentare, per via di decretazioni e per via sempre e comunque di, come dire, tentativi di chiudere tutto, bloccare, forzare la mano. Sicuramente sì, lo dobbiamo fare, però è anche vero, dall'altra parte, forse dovremmo essere sempre più pronti a interrogarci qual è il ruolo di una città storica, qual è il ruolo di una città patrimonio mondiale, quali sono forse anche dei nuovi paradigmi a cui fare riferimento. Quest'anno è il decennale, fra l'altro, di una delle raccomandazioni UNESCO, secondo me, più interessanti, che non riguarda solo le città patrimonio mondiale, ma tutte le città, tutti i centri storici, il tema del paesaggio urbano storico, la raccomandazione. Cioè, dobbiamo veramente cambiare il sistema di approccio. Cioè, non dobbiamo solo immaginarsi un mondo che lavora e vive soltanto sul livello di regolamentazioni, di zonizzazioni, tutto quello che ci riguarda, ma anche un approccio diverso, un approccio che vede tutto, cerca di comprendere tutto il sistema di relazioni anche che ci sono. E le ricerche di Mirella e di Matteo le mettono proprio in evidenza, queste relazioni, tra l'altro. Le relazioni anche con questa categoria, che è quella degli esercenti, cioè che, come dire, sono parte integrante dei portatori di interesse di un sistema città. Questo è evidente. È chiaro che i modelli di riferimento spesso e volentieri sono modelli che si basano essenzialmente su un'attività, permettetemi, vorrei dire, quasi predatoria, cioè della serie. Quello è molto importante per molte di queste attività, è il passaggio, cioè il tema del food traffic, cioè l'idea, c'è un passaggio continuo, e sull'idea del passaggio continuo io riesco a intercettare un'esigenza che per quei milioni che giustamente venivano mostrati prima come numeri di turisti, è chiaro che l'esigenza spesso si arriva a stabilire su bottiglietta d'acqua, grande problema,
e cibo immediato per poter poi continuare questa transumanza verso luoghi della cultura, più o meno. Quindi tutto questo è un fenomeno che è molto difficile da arginare, ma che è molto difficile da arginare anche da un punto di vista, permettetemi, proprio culturale. Cioè, sta proprio qua il gancio dove forse noi dobbiamo cercare di essere sempre più insieme, collaborare, capire, comprendere e cercare anche di trovare nuovi modelli o intuire magari certe tendenze. E a volte la sensazione è sempre quella di cercare, no? di fermare il mare, le onde, soltanto con le mani, cioè quindi pensare di poter fare davvero qualcosa di incisivo. Ripeto, e questa è la parte che poi si esprime attraverso regolamenti, chiusure, blocchi e tutto il resto. Dall'altra invece ci dovremmo forse immaginare sempre di più idee, modelli, alternative concrete. Noi parliamo sempre di delocalizzazione del turismo, della città storica. Noi abbiamo la grande opportunità, fra l'altro, e ragioniamo sempre in termini di patrimonio mondiale. Abbiamo accanto a noi, insieme a noi addirittura, dentro anche il centro storico di Firenze, i giardini e le ville medicee della Toscana, che sono un altro sito patrimonio mondiale. Il giardino di Boboli è parte integrante sia del centro storico sia del sistema dei giardini e delle ville. Ma oggettivamente, ormai dal 2013, devo dire che ben poco è stato fatto. Cioè, noi abbiamo fatto dei tentativi proprio fiorentini, perché siamo molto interessati a creare alternative, non soltanto a discuterne, ma con un successo piuttosto scarso. Poi ovviamente tutto questo nasceva un anno prima della pandemia, quindi anche quando si voleva, si sarebbe potuto consolidare qualcosa, tutto è crollato. Per esempio, dirottando i famigerati bus rossi, tra virgolette, verso la Villa della Petraia e la Villa di Castello. Ci abbiamo provato qualche mese, diciamo, non ha funzionato neanche, ma non c'era investimento di comunicazione, quindi però era soltanto una prova, un test. Però il test era incoraggiante. È ovvio, poi la pandemia, tutto questo ci ha un po' azzerato, almeno da questo punto di vista. Ma forse, se c'è un qualcosa che la pandemia ha portato come valore, sicuramente è il tema della riattivazione degli spazi. Cioè, in qualche modo, quando è stato possibile per i cittadini, dei residenti, muoversi all'interno della città, ovviamente in pieno blocco, tutto questo sono discorsi che non hanno senso, ma quando è stato possibile rimuoversi, noi abbiamo notato una grandissima attenzione, per esempio, come veniva accennato anche prima, al paesaggio, cioè la possibilità di poter passeggiare, di potersi muovere attraverso il patrimonio culturale e naturale, in particolare anche delle colline intorno alla città. È successo tantissimo nei confronti della zona della Piazza Michelangelo. Io, scusate, non ho immagini, ma ho sempre la presunzione, sbaglio, che un po' Firenze la conoscono un po' tutti. Però ecco, insomma, le colline intorno a Firenze, penso almeno le immagini siano presenti. L'Afro Fiesole, l'altro è il tema del Piazzale Michelangelo, forse per vedere. Ecco qui, c'è stato davvero un rappropriarsi di questi spazi da parte dei fiorentini. E questo è voluto dire anche una crescita di consapevolezza. Noi stiamo usando, per esempio, lei giustamente ha citato quello che in questo momento è anche uno degli altri miei mestieri, stiamo usando Dante proprio per far sì che i fiorentini o i turisti di prossimità si riappropriano anche degli spazi della città storica vissuti o leggendariamente o realmente da Dante. E questo è un successo enorme. Noi siamo sempre per i numeri che possiamo fare in pandemia e in overbooking, cioè abbiamo ultimamente persone fiorentini e diciamo gente vicina a noi che prenota, vuole aprire, vuole conoscere. Quindi ecco, questo processo si lega molto a riappropriamoci e cerchiamo di tenere, come dire, noi cercheremo anche di tenere desta questa attenzione. Per arrivare al tema proprio specifico del cibo, purtroppo, devo dire, Mirella e Matteo mi hanno tolto tutte le cartucce, cioè ormai non saprei più cosa dire, perché io sono una delle vittime, per esempio, della cosiddetta bistecca esposta. Cioè, e qui mi faccio una domanda,
faccio una domanda retorica, nel senso che faccio anche a voi, io mi sto chiedendo quanto tutto questo, questa esposizione, per me è sempre in mente il Caracci, questi grandi tagli di carne. Io per esempio non entrerei mai, non sono mai entrato e non entrerò mai in un locale che espone quarti di bue a quei livelli, ma quanto questo sia nato prima dall'idea, ahimè, che poi anche il sindaco mi ha manifestato in modo diretto, di voler candidare la bistecca alla Fiorentina a patrimonio immateriale dell'UNESCO, o questo sia una conseguenza di questa esposizione continua di carne, di quarti, nemmeno di chianina, fra l'altro, perché questo è un po' anche un altro argomento divertente, no? Perché quando andiamo a cercare, diciamo, alci, la materia prima di qualità, se te parli con chi si occupa veramente di carne, ti raccontano ovviamente un'altra storia, ti raccontano che la chianina è una minima parte di tutta questa offerta, e non può essere altrimenti, perché non c'è, cioè non ci sono fisicamente, perché non esistono così tante chianine a disposizione per poter soddisfare tutto questo. E questa battuta un po', poi battuta forse non è, si richiama un po' al tema di fondo, è quello che penso Matteo un po' ha tratteggiato di più, che è questo tema un po' delle mitizzazioni, cioè noi questa ricerca un po' del mito, dell'originalità, del cradle of renaissance, noi abbiamo questa fissa sempre da quello del rinascimento, tutti gli anni io devo sopportare un dibattito sui giornali sul rinnovo, rinascimento, ma domenica parteciperò, premierò qualcuno su un premio che si chiama Rinascimento più, e poi devo sentire ma non rinascimento non va bene, cioè, per me è veramente una cosa estenuante da questo punto di vista, perché alla fine oggettivamente noi ci rimitizziamo continuamente, cioè noi troviamo un momento delle nostre città e quindi automaticamente rimitizziamo anche l'esperienza che facciamo, e il cibo sicuramente è un'esperienza importante per chi vive e visita la città, perché questo forse è un argomento che un po' ci dimentichiamo, cioè l'esperienza non è solo turismo. Non è solo turismo, cioè il cibo, anzi, è soprattutto, e devo dire, una dimostrazione lampante, spero che Mirella e Matteo siano d'accordo con me, è stata questa proprio della pandemia. Cioè, nella riapertura, chi è che è sopravvissuto nella ristorazione? Chi aveva ovviamente, non parlo di ristorazione di qualità, chi aveva un rapporto anche con la cittadinanza? Cioè, chi, quei ristoranti che non erano sorti soltanto per il cosiddetto passaggio continuo, quella ristorazione invece ha un rapporto diretto. Poi ci sono i fenomeni incontrollabili e controllati. Qui intanto siamo registrati, ho dato anche la mia autorizzazione, speriamo bene. Il tema famoso di, vedo già dei sorrisi, il tema famoso di una via del centro, Via De Neri. Via De Neri è un fenomeno non incomprensibile, anzi perfettamente comprensibile, ma veramente pazzesco. Non è uno street food, perché siamo esattamente fra Palazzo Vecchio e Santa Croce, una via del centro, dove un vinaio, i vinai sono l'espressione fiorentina per definire chi di solito faceva una mescita di vino, cioè dava del vino alle persone, e insieme univa solitamente panini, insomma cose molto molto facili, o anche una piccola bottega. Questa bottega in Vedeneri, non la ricordo perfettamente, ormai erano i miei anni, ma ricordo il babbo, era una cosa normale andare a prendere un panino, una cosa del genere, ma era un posto assolutamente normale, anzi dove è solito c'era qualche anziano che stava lì, che forse beveva anche un po' troppo, ma insomma, diciamo, era una realtà di questo tipo qui, chiusa. Noi adesso abbiamo invece questa Via De Neri, questa, tanto non faccio nomi così almeno, che ha un successo enorme, ma un successo planetario, tant'è che è aperta a Milano, aperta a New York, ha inglobato altre botteghe, altri sport di Via De Neri, e noi abbiamo un fenomeno
che forse Damiano Schmidt vorrebbe avere nella sua, agli Uffizi, una coda infinita, infinita, assolutamente paziente. Questa è la cosa che mi fa veramente impazzire, cioè che si mette lì tranquilla, fa anche un'ora, un'ora e mezzo di coda per poter mangiare questa famosa schiacciata con gli affettati dentro. Ora uno dice, vabbè, ma che cos'è? Cosa c'è di male? Ma di per sé in effetti se non ci pensa bene, niente. Ma la cosa pazzesca è che si forma intorno a questa strada il caos. Cioè tu poi vedi persone che con una lattina di birra, con un bicchiere di vino, che invadono praticamente poi tutto il resto. Piazza della Signoria, Uffizi, Loggiati, tant'è che poi lo smette appunto questa idea, che è molto comunicativo, facciamo una tassa apposta. No? Noi abbiamo fatto un regolamento, ovviamente presenza dei vigili urbani, non potevi stazionare, dovevi muoverti, potete immaginare le polemiche, il caos, gestire una cosa del genere. Quindi abbiamo una storia di successo imprenditoriale pazzesca, quindi fortunatissima, ma che poi ha un impatto, tra virgolette, almeno con la mia visione, devastante per quanto riguarda poi la città storica. Cioè noi ci troviamo persone nelle scalinate di Palazzo Vecchio, che chiaramente poi vengono invitate ad alzarsi e dire no, non potete mangiare qui, dovete andare là, là, qua, su, giù, non sappiamo nemmeno dove mandarli, ovviamente. Quindi ecco, ci sono fenomeni come questi che davvero ci devono interrogare su qual è il modello. No, perché non posso fare nomi, ci sono anche persone insospettabili che frequentano questi spazi e sono molto felici di farlo. Poi invece, e questo magari è l'occasione proprio per parlarne, ci possono essere modelli invece sostenibili in qualche modo, dello stesso, sempre nell'ambito del centro storico, sempre nell'ambito quindi della, come dire, della prossimità molto molto integrata nella città storica, che è l'esperienza che abbiamo seguito, in particolare sperimentale, che è una piazzetta medievale racchiusa proprio fra via Calzaioli e Piazza della Repubblica, un luogo che era una latrina all'aperto, una latrina all'aperto. È stato recuperato, con i volontari e l'Angeli del Bello, un po' un intervento consistente dell'amministrazione, è uno di quegli spazi che noi chiamiamo piazze minori ormai nel gergo, che abbiamo cercato di portare un'attività culturale e anche un'attività di ristorazione. Attraverso un bando, ovviamente, la ristorazione con un modello diverso, non più prendo e scappo, cioè prendo la schiacciata, prendo la ghiottina e me ne vado, no, prendo e rimango, perché ci sono i tavolini, c'è una copertura, si sta parlando proprio di uno spazio, io spero di riuscire, forse riesco, ho detto prima che non avevo immagini e ho mentito, e quindi adesso provo un attimo, ce la faccio a farvi vedere almeno l'immagine, perché poi noi abbiamo inserito questa esperienza in un progetto europeo insieme ad altre partner, ovviamente Edimburgo, Santiago di Compostela, Porto, Bordeaux, e l'abbiamo inserito proprio come una idea diversa di fruizione, quindi di cibo dentro la città storica, che salva, aiuta e salvaguarda un luogo che era veramente, è un retro praticamente, però con le sue caratteristiche interessanti. Qua c'è una torre medievale, ma che era totalmente abbandonata. Quindi ecco, e voglio dire, se si fa un discorso anche di cura da cliente, che alla fine c'è forse un euro, due euro in più di differenza fra la funzione di una schiacciata pedonale e questa realtà dove puoi star seduto anche con un caffè quanto vuoi, o partecipare addirittura a attività culturali. Ma cos'è forse questo? Releghiamo il problema? Beh, forse da un certo punto di vista sì, però creiamo anche attenzione, cioè creiamo un luogo di abbandonato dentro la centro storico, perfettamente dentro il centro storico, e in qualche modo lo rivalorizziamo anche attraverso il cibo. Quindi allora probabilmente c'è da domandarsi un po' anche questo, cioè il cibo come valore sicuramente, su questo penso siamo tutti d'accordo. Però è chiaro che è anche le idee, i modelli, la possibilità,
gli stimoli anche che dobbiamo forse un po' ampliare, perché se noi ci limitiamo a fare quello che dobbiamo fare, sto parlando proprio come pubblico funzionario, semplicemente un lavoro di regolamentazione, perché ormai è già finito tutto, cioè siamo già in ritardo di anni, perché poi penso siamo tutti d'accordo, ormai la velocità, scusate il quarto ormai, è così costante anche nei cambiamenti dei gusti, dei modi, e su questo forse ne dovremmo investire qualcosina di più. Per quanto riguarda Firenze, direi, smettendola un po' con questa sempre solita retorica, che tutto era meraviglioso prima, perché non lo era, perché ora in questi giorni c'è proprio, si sono espressi tutti, no? C'è anche Ernesto Galli della Loggia che ci ha dovuto dire che abbiamo sbagliato tutto, che è fantastica questa cosa. Io sono convinto che se vado a vedere una rassegna stampa, non c'erano, ma se vado a leggere qualche cosa degli anni 30 o nei passaggi più importanti, epocali, di Firenze, sto pensando al tema legato anche al cambiamento statuale, cioè, tutti quanti avranno rimpianto sicuramente Lorena quando sono arrivati a Savoia, è tutto un sistema di rimpianti, di idee, spesso e volentieri cosa nasconde tutto questo? Nasconde ovviamente l'insicurezza generale, per quanto riguarda tutti, l'insicurezza di idee, e poi magari uno sbriciolamento dell'idea di andare a trovare valori, perché questo poi alla fine è quella la sfida forse che noi abbiamo sempre costante, no? Andare a cercare valori, cercare quei valori che rimangono e sono un po' costanti nel tempo, e magari in questi valori instillare anche delle novità. Vado a chiudere con un ragionamento che invece si lega proprio al tema di Deor. Ideore è stata una fase davvero pazzesca anche questa, ci ha passati da una praticamente una deregolamentazione totale, cioè la totale libertà di allestire Deor come si voleva, a un concorso, non mi ricordo nemmeno più gli anni, però c'era in commissione. C'era anche Chris Bengel, che è esperto di design, sa che è uno dei grandi disegnatori di macchine della BMW. In questa commissione è stata la parte divertente, diciamo, della commissione. Una noia mortale. Ovviamente avevamo deciso che nessuno aveva vinto, poi spinti dalla politica, non abbiamo dato nessun premio, cioè non abbiamo dato nessuno, ma poi sono emersi dei modelli, sono stati scelti. Un modello era un modello allucinante, totalmente il mio diniego, era un ombrellone alla rovescia, quindi gli ombrelloni non possono funzionare alla rovescia. Qualcuno degli esercenti poi l'ha scelto perché era molto pompato dal punto di vista, questa è un'innovazione. Chiaramente l'anno dopo non c'era più niente di tutto questo, è stato divelto tutto e buttato via direttamente agli esercenti. Ma siamo arrivati da dei Deor vere e propri, cioè, quindi ora lo so che questo ognuno di noi interpreta plateati o Deor, insomma ci capiamo, spero, ha un'idea invece di cui sono stato estremo propugnatore e ci stiamo andando veramente, a quella della presenza di solo tavoli e sedie. Tavoli e sedie con nei momenti di installazione ovviamente dell'ombrellone, ma tutto che deve essere teoricamente rimosso quando il sole scompare, cioè gli diamo un orario. Quindi ecco, su questo per esempio stiamo traguardando questa meta. Nel 2023 ci sarà il crollo di tutte le concessioni, parlo di crollo nel senso proprio totale, cioè tutto il sistema concessionario dell'amministrazione sarà resettato, e quindi parlo di tutto, dalle bancarelle dei mercati ai tavolini. Quindi qual è l'idea? L'idea di fondo è quella di spingere verso questo, e con assolutamente, almeno nelle dichiarazioni della parte politica, ritornare a dei numeri tollerabili, che non sono certo quelli di oggi, legati proprio anche all'emergenza Covid. Numeri tollerabili che, vedendo l'immagine del 2008 che ha fatto vedere Matteo Mirella, Loda, mi è proprio tornata in mente quando la decisione drastica dell'allora sindaco Matteo Renzi di pedonalizzare il Piazza Duomo e quindi via Martelli, tutte le vie d'arrivo. Una volta pedonalizzato quel passaggio terribile, perché a pensarci ora
sarebbero i brividi a pensare a tutti gli autobus, i taxi che passavano, però di fatto aveva impedito la presenza di ulteriori tavolini. Ecco, una volta tolto questo passaggio, automaticamente diventava, ed era impossibile per l'amministrazione, magari anche per questione di qualità di zona, negare questi permessi. Ma certo è che l'idea di fondo è quella di andare oggettivamente verso una riduzione e soprattutto verso un impatto di minor stile. Chiudo davvero, 3 giorni a Padova per il VTE, io ho fatto quella vita lì però a Padova, cioè io sono stato sempre fuori, sui tavolini, Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe, ho anche cenato in queste zone e devo dire mi sono divertito un sacco. Cioè, perché? Ma perché non c'era fondamentalmente? Perché ero io il turista. Cioè, era uno stile di vita, e questo magari dobbiamo un po' domandarcelo, legato proprio alle abitudini dei padovani, degli studenti, ma non solo gli studenti, tutte le classi di età e direi forse anche sociali. Cioè, un momento, fine giornata, così, con l'aperitivo, ovviamente il classico spritz, però lì ho notato una davvero fluidità di interesse. Mercato la mattina, si smonta il mercato e arrivano i tavolini. Da Padova, perché avevamo il salone del turismo legato ai siti di patrimonio mondiale. Io dovevo partecipare infatti alla sessione del 24 e sono oggi qui con voi. Però ecco, vedete, anche questo ci deve far capire che non tutte le ricette vanno bene dappertutto. Cioè, ci sono dei modelli di vita che probabilmente vedono la presenza dell'esterno, dell'esternalità, molto forte. Ecco, diciamo, Firenze non era molto abituata a questo tipo di relazionalità. Io almeno penso a livello generazionale era più la vita all'interno che la vita all'esterno. Ora invece c'è molta, al di là della pandemia, c'è molta richiesta di vita fuori. E riuscire a conciliare tutto questo anche con la residenza è davvero un grandissimo problema. Allora, io avrei finito il mio intervento un po' random, mi scuso, metterò in chat l'indirizzo del nostro sito e anche la mia mail. Quindi se poi i colleghi di altre amministrazioni hanno bisogno di qualche informazione più tecnica, magari sono disponibile insieme ai miei colleghi cercare di essere d'aiuto. Così almeno mi dispiace anzi di non aver fatto una presentazione molto organica, ma devo dire è stato molto stimolante, mi ha fatto molto piacere rivedere insomma tanto Matteo Mirella, ma soprattutto partecipare a un tema che comunque è davvero centrale per le città in generale. Ecco. Grazie. Grazie dottor Francini, grazie per aver posto all'attenzione dei corsisti innumerevoli altre questioni, oltre appunto a soluzioni possibili, una flessibilità appunto nelle soluzioni da adottare, ma anche se vogliamo una riflessione su come sta cambiando anche l'atteggiamento della società rispetto a quello che è considerata qualità del paesaggio urbano. E mi chiedo tra l'altro se un altro driver di trasformazione che richiede una maggiore attenzione agli spazi all'aperto sia stato non solo il Covid, ma ancora prima il fatto che stiano cambiando le stagioni, che le temperature si mantengano appunto più alte per lungo tempo e quindi quelle che erano abitudini che in definitiva noi avevamo nelle regioni più calde del nostro paese si stiano estendendo poi anche in altre regioni. Quindi una situazione estremamente complessa in cui conciliare domanda, offerta, modi di vedere le cose mi sembra estremamente difficile, quindi vale la pena ragionarci come stiamo facendo. E se ci sono domande da fare direttamente al dottor Francini possiamo fare subito, altrimenti passiamo alla prossima relazione. C'è la professoressa Loda? Sì, una domanda, forse un po' provocatoria, ma vorrei provare a spostare un pochino il piano del discorso. Mi chiedevo, Carlo, vorrei porre questa domanda a tutto il pubblico, in che misura, secondo te,
È possibile lavorare sulla idea di heritage e sul modo in cui l'idea di heritage è veicolata dall'immagine turistica, così come viene proposta dal marketing turistico? In che misura è possibile lavorare su questo piano per condizionare positivamente e quindi differenziare la domanda che i turisti hanno verso la città? Questa è una domanda forse un po' complicata, ma mi piacerebbe sentire la tua opinione, perché la mia riflessione sta andando in quella direzione ultimamente. Allora, intervengo subito. Secondo me c'è una prateria da esplorare. Cioè, ma è chiaro, se quotidianamente facciamo sempre gli stessi, come dire, proclami o ragionamenti, se al centro della comunicazione ci sono sempre gli stessi soggetti, se io devo vedermi, dove ce l'ho qua? Se io devo vedere questa, lo faccio così almeno levo tutto, se io mi devo vedere sempre, questo, il DART, usiamo questo termine, quotidianamente, in tutte le immagini, in tutto il sistema della comunicazione, se noi lavoriamo sempre soltanto sui soliti concetti, chiaro, non cambierà mai nulla. Cioè, è inutile, io faccio una domanda quando mi capita, come storico dell'arte, mi capita spesso anche di seguire dei corsi, di fare qualche lezione, no? Io la domanda più provocatoria che faccio è: ma qual era secondo voi durante il Grand Tour nel Settecento? Diciamo che l'icona delle immagini dell'arte a Firenze. Ovviamente tutti cominciano a parlare del Davide, era la Venere romana dentro lo studio, dentro le scritte, scusate, dentro la tribuna degli Uffizi. Quello era il mito assoluto. Tant'è che ci ho fatto anche un lavoro insieme a dei colleghi proprio sulle requisizioni napoleoniche. Quindi Napoleone andò a inseguire il direttore Puccini, se la portò via a Palermo dagli inglesi pur di salvarla, con lettere fra l'allucinato e il perverso, con questa Venere di marmo, e sono arrivati addirittura a prendersela, a forzare il blocco delle navi francesi pur di portarla a Londra. Adesso la Venere dei Medici è lì, chi la guarda più? Cioè, il tema Rinascimento è un tema che sappiamo benissimo, un tema mitizzato, da metà 800 in poi, Walter Pfaffer, troviamole quante ne vogliamo. Ma dobbiamo buttare via tutto? No! Però dobbiamo cominciare a costruire, e abbiamo davvero praterie sul quale costruire anche un tipo di informazione diversa, di cultura anche diversa, e ci abbiamo tutto a disposizione. Non lo vogliamo fare perché è molto facile vivere di questo. O cercare di le cose cambiano comunque, questo siamo penso tutti consapevoli, cioè non è che tutto è fermo, non è che rimane solo il Davide, le cose cambiano. Ma certamente noi potremmo essere, potremmo decidere di avere un'influenza diversa e su un'offerta diversa. Poi è chiaro, facciamo la piattaforma, c'è cioè Free Florence, che ospita tantissime cose diverse, ma non siamo ancora arrivati al livello di dire vogliamo fare una campagna reale di decentramento del turismo, che vuol dire raccontare non solo, ovviamente, infrastruttura, questa è la cosa più importante, ma anche raccontare storie diverse, non lo stiamo facendo. Cioè, o lo facciamo in modo parziale, cioè non è che lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo in modo efficace. E qui secondo me ci sono spazi per la comunicazione, per l'inclusione culturale, ma che vuol dire anche creare proprio consenso, vuol dire creare attenzione, vuol dire organizzare. Guardate, e poi davvero mi taccio, 2019 era l'anno leonardesco. Il sottoscritto ho avuto il coraggio di dire no, guardate, è anche l'anno di Cosimo de' Medici, di Cosimo Primo de' Medici. E poi il sindaco ci ha voluto mettere anche Caterina de' Medici, l'ho presa volentieri. 2019 i due cugini nascono insieme con un reciproco odio notevole nel tempo, ma una figura strepitosa come Cosimo Primo de' Medici, con tutti i suoi difetti, che ha disegnato Firenze e la Toscana, e lui è il grande di Toscana, praticamente. Ma voglio dire, però, ce l'abbiamo fatta della serie, abbiamo realizzato tutta una serie di eventi che, se andiamo a fare i conti, che l'abbiamo fatti sull'impatto dell'anno leonardiano a Firenze, ce la siamo giocata quasi alla pari, se non abbiamo vinto come qualità di eventi. Quindi vuol dire che
E abbiamo raccontato anche i luoghi della Toscana. Se, e l'ho fatto io in maniera assolutamente quasi modesta, per esagerare, ma se fosse stato invece un sistema che si fosse dimenticato un attimo di Nord Europa, o l'avesse tenuto lì come retorica, ma se la regione o il paese avesse investito, parlo della regione in particolare, su questo, sicuramente avremmo avuto effetti diversi. Effetti che purtroppo, Mirella, noi ci ricordiamo, delle famose mostre Medici del 1980, cioè le mostre stellari in tutta la Toscana, o gli Etruschi, sempre in quegli anni lì, 83-85, che avevano azzeccato un modello dove si raccontava un territorio esteso e i numeri anche di quei tempi erano abbastanza impressionanti. Perché si parlava quasi nel 1980 di 600.000 visitatori, guardate, 600.000 visitatori nel 1980 delle mostre stellari non è una cosa molto modesta, che ora sarebbero numeri diversi. Quindi, Mirella, cioè, lavoriamoci sopra e via, cioè, nella serie. Qui c'è davvero un mondo assolutamente da portare avanti e da esplorare. No, perché è fallito, rispondo alla domanda, così almeno sono lì. È fallito perché spesso non c'è un'organizzazione, cioè c'è un problema di mobilità, quindi infrastrutturale, questa è la cosa più importante, e almeno fino a qualche anno fa vivevamo con un bollettino quindicinale che ci diceva se una vita era aperta o era chiusa. Come potete immaginare, penso sia molto difficile sviluppare, come direbbero dei tecnici del turismo, un prodotto turistico se non sai se quel luogo è aperto o no. Diciamo, lì le cose sono migliorate, purtroppo invece dal punto di vista infrastrutturale ancora siamo abbastanza lontani. Per quello mi piace molto il progetto che ha fatto vedere Mirella e Matteo proprio sul tema della tranvia. Cioè, è chiaro che tutto si deve legare alla mobilità. La mobilità è un fattore chiave, strategico, per decentrare. Se no di cosa parliamo? È chiaro che io prendo la bicicletta o prendo la macchina o prendo quello che ho e riesco ad arrivare. Ma un turista che deve fare? Cioè, ha bisogno di una mobilità, magari sostenibile, che deve l'intermodalità, questo è ancora un percorso lungo da fare, ma è la direzione quella, non può essere altrimenti. Ringraziamo allora il dottor Francini e passiamo al relatore successivo, cambiando anche un po' la scala della nostra riflessione. Abbiamo più volte negli interventi precedenti parlato di dehors, di installazioni. E noi pensiamo che la qualità del progetto urbano sia anche molto legata proprio al disegno, al progetto del manufatto che viene ad occupare lo spazio pubblico. E quindi diamo con molto piacere la parola al professor Omri Revez, che è un designer che divide un po' il suo tempo tra l'insegnamento presso il nostro Ateneo e uno studio di design multidisciplinare. Ha al suo attivo numerosi progetti, per cui nel 2020 ha ricevuto una menzione d'onore del Compasso d'Oro e nel 2020 anche il Gold Award della German Design Award, e i suoi progetti sono esposti nelle più eminenti piattaforme del design internazionale. Quindi gli diamo la parola contribuendo a creare un po' questo quadro su cui poi lavoreranno i nostri corsisti. Grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie alla professoressa Reo per l'introduzione, per avermi invitato a intervenire in questa conferenza molto interessante finora. E, come ha introdotto la professoressa, condivido lo schermo per una presentazione e parlerò della scala del progetto, come il progetto dello spazio pubblico urbano, non in scala urbana, urbanistica, ma proprio l'installazione stessa, può influire, può creare interazioni nello spazio pubblico urbano e quindi migliorare l'esperienza. Piattaforme per interazione, intensità, diversità, casualità, interesse, sono quattro termini che
guidano, che sono i temi progettuali che guidano tutti i progetti che sviluppiamo, che facciamo qua in studio, però sono anche termini che vengono seguiti da altri progettisti e vediamo come questi possono essere integrati in diversi progetti. Quindi come presentazione volevo dividere per tre capitoli. Uno è il dominio pubblico sotto i termini di flessibilità, accessibilità e cultura, e per questo mostrerò un progetto qua dello studio che si chiama Street Cinema, un cinema di strada che abbiamo fatto qua come installazione a Venezia nello spazio pubblico. Il secondo capitolo è il ripensare, quindi sarà sempre un progetto che abbiamo sviluppato, che ha sviluppato una studentessa, Giada Zulian, nel laboratorio che tengo allo UAV. Racconterò un po' di questo laboratorio e di questo progetto specifico che è legato al foodification, al consumo del cibo nello spazio pubblico urbano. E ultimo capitolo sarà dedicato a una panorama generale di alcuni studi che secondo me vale la pena seguire per il loro approccio particolare alla progettazione per lo spazio pubblico, l'integrazione del verde, fino ad arrivare alla dimensione del prodotto, quindi gli investimenti privati che vengono fatti dalle aziende per sviluppare appunto lo spazio pubblico. Ci sono un po' di cambiamenti, vedremo due progetti di Metalco, immagino che conoscete, sono qua del Veneto, lavorano sullo spazio pubblico. Street Cinema, piattaforme urbane, Adaptable Urban Island, è un progetto che è stato sviluppato per la fondazione VAC, VAC. Sono una fondazione d'arte contemporanea russa, della Russia, di Mosca, però hanno una sede anche qua a Venezia. E 3 anni fa, nell'occasione del centenario della rivoluzione sovietica, mi hanno chiesto di progettare un'installazione che farebbe da cinema di strada, oppure comunque l'idea, l'obiettivo era quello di portare l'arte fuori dal museo e portarlo allo spazio pubblico. Questo per con gli stessi termini, con gli stessi obiettivi nella quale operavano nella Russia sovietica. Come riferimento storico per questo progetto, dopo un po' di ricerca, abbiamo trovato un tema molto interessante che si chiama Agit Train, i treni Agit. Cos'erano? Semplicemente era un modo per spread, per portare le informazioni, propaganda in quel caso lì, in tutte le città, in tutti i villaggi, i paesi della Russia, per informarli di quello che stava accadendo a livello politico della rivoluzione. Quindi se come a destra erano delle pop-up, chiamiamole cinema, in mezzo ai campi, oppure il treno che passava, un vagone è stato svuotato per poi andare a proiettare dei film di propaganda. Questa idea qua di utilizzare il cinema come un modo per trasferire, un modo per portare informazioni, era una cosa che ci interessava molto e quindi abbiamo cominciato a sviluppare questo tema qua con questo schema del concept che era in sostanza un'installazione multimediale dove la gente poteva passare, fermarsi e guardare appunto l'arte oppure la cultura fuori dal museo. Quindi come definizione strategica per questo progetto qua, che in qualche modo è quello che guida tutti i progetti, quello che credo che deve guidare i progetti nello spazio pubblico, come prima cosa è la parola piattaforma, quindi flessibilità. Piattaforma perché? Perché anziché creare soluzioni molto definite per come usufruire di un sistema, di un progetto, di uno spazio, nello spazio pubblico, siccome è aperto a tutto il pubblico e le persone sono molto diverse uno dall'altro, è molto importante che un progetto, che uno spazio sia flessibile e quindi che può ospitare più tipi di attività. La seconda cosa è il luogo di incontro, quindi il tema dell'accessibilità. È importante che come installazione o come spazio sarebbe aperto e accessibile
anziché, cioè, diversamente appunto magari dal dehors, che sono luoghi di consumo, sì, però sono legati a un'attività privata. In questo caso qua, in un'installazione che occupa scuola pubblico, è importante che sia aperto e accessibile a tutti. L'ultimo tema per questo progetto, però in generale, è l'arte fuori dal museo, quindi diffusione della cultura. Prima si parlava anche, cito il relatore prima di me, si parlava anche del quanto autentica può essere l'esperienza e il cibo. Anche in questa cosa qua, quando cerchiamo di portare una dimensione di cultura, che sia l'arte contemporanea oppure la cultura del cibo o qualsiasi altra cosa, assumiamo in qualche modo una dimensione molto autentica per lo spazio, e questo è un tema interessante da mantenere, secondo me, in tutti i progetti. L'installazione stessa. Quindi ispirata dalle strutture del costruttivismo russo, come abbiamo visto i treni prima, quello che abbiamo creato è una struttura tutta in legno, con un telo, tra l'altro oscurante, per, in un modo, come un obiettivo principale, quello di poter proiettare dei film storici di quell'epoca della Russia, però in realtà ospitare anche altre diverse attività. Come si legava questo allo spazio pubblico? Quindi la dimensione dell'installazione sono 12 metri per 4 di larghezza per 4 di altezza, però l'intervento, diciamo, particolare che era con questa struttura qua, siccome anche Venezia è un luogo molto delicato in termini di occupazione di suolo pubblico, l'idea era che finché questa struttura qua è in funzione, che è attiva, sarà aperta in un modo o nell'altro. Però, mentre non c'è attività definita dentro la struttura, possiamo ridurla, cioè come dimensione, al minimo, per ridurre il rumore visivo nello spazio pubblico, da una parte, però anche permettere comunque un passaggio più facile dall'acqua verso il museo e comunque lungo tutta la fondamenta. Qua siamo alle Zattere, a Venezia. Quindi tre stati per questa installazione: open, shaded e dark, cioè ombreggiante, aperta completamente e scura per le proiezioni. E in questa foto, quindi, a sinistra vediamo una situazione pre-proiezione dove cioè la struttura è aperta nel senso che espande, è ampia, le tende sono aperte perché c'è ancora luce, la gente può passare, vedere cosa c'è dentro, fermarsi o non fermarsi. Durante la proiezione, da dentro vediamo le luci della proiezione, durante la proiezione le tende sono chiuse e lo spazio è scuro. L'integrazione di questa struttura nel tessuto urbano, diciamo, dietro la struttura è il museo della VAC, Museo d'Arte, una fondazione d'arte, e di fronte a questa struttura, mentre quando è piegata sparisce completamente dalla panorama urbana. Aprire e chiudere questa struttura basta una persona e ci vogliono circa 5 minuti. Come è fatta la struttura? Quindi ispirata dal costruttivismo, tutta una costruzione a secco, è una struttura modulare in legno, quello che veniamo in mezzo, rivestita di un tessuto per esterno, un tessuto nautico di preciso con uno strato oscurante dentro. Dopodiché abbiamo lo schermo che rimane fisso, gli arredi non sono fissi ma sono legati la sera oppure di notte qua dietro, e invece qua c'è un elemento che l'abbiamo chiamato il media trolley, che è un carrellino piccolo con il proiettore dentro, che possiamo, con ruote che la VAC poteva come operazione riportare dentro il palazzo tutte le sere e riportarlo fuori durante il giorno. Sempre sulla struttura, quindi una struttura modulare, questo modulo qua a U ripete 12 volte, tra ogni modulo ci sono degli X che tengono sia la struttura aperta, aperta, che comunque si piegano dentro questo taglio quando è chiusa. Tutta la struttura è fatta con materiali sostenibili, quindi monomateriale, solo legno per la costruzione. Gli elementi in metallo sono semplicemente avvitati sulla struttura
Come anche il telo non è legato in nessun modo, non c'è neanche un goccio di colla in tutta questa installazione, quello che abbiamo chiamato, non solo noi comunque, di progetto, costruzione a secco. Quindi tutti gli elementi possono essere montati o smontati, quindi assemblati o disassemblati quando non serve. Come vedete, gli elementi in metallo che fanno rinforzo e danno anche la forma, diciamo, più legata in termini di ispirazione ai treni Agit, possono essere smontati. Riutilizzabile perché è una costruzione appunto a secco come un Lego. Per montare tutta questa struttura una prima volta ci volevano 2-3 persone per quasi una giornata, non una giornata intera, e smontare un po' meno tempo, e comunque i volumi sono molto ridotti mentre la struttura non è utilizzata. Di preciso al momento la tengono lì al magazzino che hanno la VIC, l'abbiamo montato per Biennale e poi per la mostra del cinema. Sono anche i periodi più facili per ottenere un permesso per l'occupazione del suolo pubblico. La struttura dall'alto, prima di una proiezione, e poi alcuni fattori interessanti che abbiamo visto durante, quando l'installazione era appunto aperta. Quindi un po' di aspetti interessanti a livello sociale, che vediamo tra un attimo un po' di foto. A livello economico ci siamo resi conto che è un investimento abbastanza buono come fondazione d'arte, perché appunto la struttura è riutilizzabile, possono anche spostarla da un punto all'altro. L'abbiamo affittato, loro l'hanno affittato una volta a un'altra associazione a Milano per fare un evento simile, e quindi ci siamo resi conto che questo modello qua di una struttura riutilizzabile, piegabile, è interessante. In termini ambientali abbiamo visto i materiali sostenibili, e quindi ci tenevamo ad essere in buone condizioni anche da questa parte. Forse la cosa più interessante che abbiamo visto è che come iniziativa l'idea era di fare appunto un cinema di strada e portare l'arte fuori dal museo, però quello che era accaduto poi, che abbiamo visto dopo, è che in realtà la gente che passava e vedeva una struttura ombreggiata, comunque carina da stare, da tutte le età, la gente ha cominciato a fermarsi tutti i giorni, a fermarsi in tutte le ore, a star lì, a passare del tempo, a chiacchierare, mangiare, prendere un panino. Questa è una conferenza che abbiamo organizzato, questa è una proiezione, e questo è un evento che hanno organizzato lì alla Fondazione, con comunque abbastanza pubblico. Non tutti che vediamo qua nella foto sono invitati a questo evento, era un'inaugurazione di una mostra, però che tutto il pubblico in qualche modo era parte di questo evento. La struttura che si piega su ruote là sotto è una piccola animazione per concludere. Quindi questo è il primo progetto. Secondo progetto si chiama Convivium, è stato progettato da Giada Zulian, che è una studentessa del corso di laurea in disegno industriale, indirizzo interior design. Il laboratorio che tengo io in quel corso di laurea è quello del laboratorio di tesi. Abbiamo un tema collettivo per questo laboratorio, che è connected, disconnected, connesso, disconnesso. E la base su l'idea attorno a questo laboratorio, a questo tema, è una cosa interessante, un fenomeno interessante, dove è legato con lo spazio pubblico urbano, perché, oppure comunque con il contesto urbano, perché si basa sull'idea che i teorici degli anni Ottanta prevedevano che con l'aumento dell'uso della tecnologia, in preciso dell'internet, la localizzazione geografica avrebbe perso qualsiasi importanza, quindi in termini di sociali e di lavoro, di intrattenimento, anche di relazioni tra persone, relazioni di coppia. Finché sono collegato alla rete non ho più problemi, posso essere ovunque in luoghi remoti. È una cosa che abbiamo visto anche adesso con il Covid, no? Il remote working, la gente, comunque i fenomeni di workation che ne sono stati sviluppati ultimamente.
Invece però la realtà ci insegna tutto il contrario, certamente per più motivi però, che la migrazione verso le città, l'urbanizzazione, ha un ritmo mai visto prima, un'intensità mai vista prima, negli ultimi 20 anni, certo anche per fattori economici e di lavoro, però anche perché presumo che la gente vuole stare insieme ad altre persone, vogliono condividere degli spazi, dell'esperienza, degli eventi e la vita in generale. Questo progetto qua, questo laboratorio parla di questo, di preciso questo progetto porta il consumo del cibo, il cibo come cultura allo spazio pubblico. La cucina di una società è il linguaggio nella quale essa traduce inconsciamente la sua struttura. Un po' di dati: in Italia 43 dei lavoratori mangiano fuori casa a pranzo, e quindi sia per lavoro o studio, anche gli studenti, e tecnologia è un altro fattore che influisce a questo. Questo Giada l'ha chiamato nomadismo alimentare. E quando lo leghiamo alla frenesia, al tempo ridotto che abbiamo in città di solito, ci fa saltare pasti oppure mangiare fast food, che porta a uno stile di vita poco salutare, alla solitudine e minore socializzazione. Uno schema del concept del progetto di Giada, che l'ha chiamato convivio, quindi vivere insieme. Gli obiettivi erano creare uno spazio che sia flessibile, aperto a tutti e integrato, nel senso che ospita più attività. Come temi progettuali, quindi partita dal nomadismo alimentare, attività locali, quindi le attività commerciali di una certa città, sistema di incastri, questo è già la costruzione, sostenibilità e ricollocabile, quindi da un progetto specifico, quello che voleva fare è creare un sistema che si potrebbe applicare in diverse città. Attività di sosta, di lavoro, consumazione, quindi consumo del cibo e conversazione. In questo modo qua, come distribuzione, già dimostra come una certa applicazione di questo sistema a Piazza dei Signori a Verona ha una certa forma, invece a Roma potrebbe avere un'altra forma, a Bologna un'altra forma, Alberobello ancora un'altra cosa, ovviamente così via per qualsiasi contesto. Questa è una struttura dove ci sono delle parti di alto flusso, quindi vuote. Questa è la piazza, e quindi dove c'è più flusso rimane vuoto, dove c'è meno flusso, quindi la struttura è più densa. Durante il giorno, la mattina, si potrebbe utilizzare la struttura per certe attività, e a pranzo altre cose, pomeriggio e sera con l'integrazione di luce. Una cosa molto importante a cui ci teniamo molto in questo laboratorio e in qualsiasi progetto in realtà è integrare la dimensione del servizio allo spazio stesso, in questo caso qua un'applicazione dove un eventuale utente, fruitore può entrare nel sito, scoprire che cos'è il Convivium, cosa sta dietro l'installazione, conoscere un po' le attività e conoscere anche le attività commerciali che stanno attorno e quindi legare tra queste attività e quello che offre lo spazio pubblico. Un esploso della struttura, anche qui è una costruzione a secco, tutto in legno. E infine l'integrazione di questo nella piazza urbana come scala. Il terzo tema che volevo presentare è diversi approcci e progetti della progettazione per lo spazio pubblico urbano e di preciso progettazione partecipata, l'integrazione di aree verdi,
e infine il prodotto industriale per vedere gli investimenti privati dove stanno proseguendo, dove stanno andando. La prima immagine è di uno studio, secondo me assolutamente una delle realtà più interessanti che lavorano per lo spazio pubblico, si chiama Assemble, stanno a Londra, come il nome in realtà un collettivo di più persone, di più discipline, e quello che le caratterizza più di tutto è che tutti i progetti che fanno sono quasi tutti per lo spazio pubblico urbano e sono sempre sviluppati in collaborazione con la comunità locale. Sviluppati in collaborazione può essere in termini di progetto e può essere in termini di realizzazione. E in questa immagine qua, parlando di cinema di strada, questa è un'installazione che hanno fatto loro, dove in realtà hanno preso insieme al comune, hanno utilizzato una gas station in disuso e l'hanno trasformata in un cinema, molto semplicemente con l'aggiunta di queste tende oscuranti. Quindi, diversamente di quello che abbiamo visto prima, in questo caso qua, la struttura già esistente, quindi il riutilizzo di spazi che non avevano nessun tipo di grace, nessun tipo di simpatia nella panorama urbana, e con un intervento minimo insieme alla comunità locale l'hanno fatto diventare un punto prezioso nell'esperienza dello spazio pubblico. Un altro progetto interessante di Assemble sono un progetto estremamente semplice, però secondo me di grande impatto. Sempre una comunità locale, un quartiere a Manchester, dove le è stato chiesto di migliorare l'esperienza in questa piazza, in questo campo. E quello che hanno fatto è semplicemente progettare questa seduta qui. Perché questa seduta qua? Perché in termini di produzione potevano produrle con le fabbriche, con gli artigiani locali, quindi qualsiasi artigiano poteva produrre questa seduta, e i colori sono per creare un ambiente più vivace, però la forma che in qualche modo sembra scontata, no? Il triangolo, cosa ci aiuta il triangolo? Ci aiuta perché suggerisce che si può affiancare due sedie. Anche il quadrato può dare questa idea qua, però anche il quadrato può essere affiancato, però siamo molto più abituati a vedere le sedie quadrate aggregate, ma non percepirle come un insieme, non percepire lo stesso come delle sedie singole. In questo caso qua, creando questa forma quadrata, con un intervento molto molto minimo in termini di progetto, suggerisce subito che queste sedute qua possono essere aggregate e quindi creare diverse installazioni oppure diverse situazioni che portano eventualmente a maggiore interazione nello spazio pubblico. E in questo caso qua, questa è stata un'installazione che hanno fatto soprattutto per bambini, per ragazzi comunque, abbastanza interessante, sempre per la sua, diciamo, per la sua dimensione del gioco, diciamo, che è stata progettata insieme alla comunità locale dello stesso posto, ai genitori, e quindi di nuovo uno studio che lavora a livelli molto molto interessanti di progetto e nonostante riescono a farlo, oppure perché riescono a farlo, con le comunità locali in termini di progetto e di realizzazione. Un altro studio interessante, questa volta di Pechino, studio cinese, si chiama PAU, People's Architecture Office. Lavorano anche moltissimo sullo spazio pubblico, installazioni, lavorano con i comuni. In questo caso qua vediamo un progetto molto divertente, sempre di grande impatto sociale, di queste cabine montate sulle biciclette per creare spazi multifunzionali per le persone di lavorare oppure stare, passare del tempo nello spazio pubblico. Queste biciclette qua sono guidate di persone private, però fornite dal comune. Quindi una bicicletta è fatta in questo modo qua, però
o in questo modo, semplicemente una struttura di carta, comunque di cartone, oppure in questo modo quando più persone si incontrano in un punto. Quindi all'improvviso si crea uno spazio non definito e creato delle attività commerciali, ma semplicemente si crea uno spazio collettivo con le persone che si aggregano in un punto per lavorare insieme, per stare insieme, consumare da mangiare, qualsiasi altro tipo di attività. E sempre Pau, su una scala, è la tema anche della bicicletta, questo è un altro progetto, però qui siamo già su una scala diversa, però possiamo vedere lo stesso approccio un po' giocoso con le costruzioni leggeri, anche se è una costruzione importante, però comunque tutto fatto con dei parti, degli elementi prefabbricati già esistenti per altri e per altre strutture applicate in questo caso in modo giocoso, interessante e di specifico questa qua è una biblioteca urbana pubblica dove c'è anche una dimensione di appunto mobilità che certi elementi, certi libri possono essere spostati in altri punti della città. Questo da dentro la parte mobile. Ultimo progetto da Pau, sempre un'installazione nello spazio pubblico, sempre con elementi preesistenti, quindi prefabbricati, e sono i soliti canali dell'aria condizionata, assemblati in un certo modo e creano completamente un altro, è tipografia in questo caso qua, però creano completamente un altro tipo di interazione, un altro tipo di attività nello spazio pubblico. Un elemento che siamo abituati a vederlo molto tecnico diventa in realtà un elemento di aggregazione e di ispirazione, sì, quasi sociale. Level Up, fatto da EASA, con un'associazione in Repubblica Ceca, è un'installazione interessante che hanno creato tra l'altro in collaborazione con l'Università di Praga ed è sempre un modo interessante per pensare l'installazione oppure l'occupazione dello spazio pubblico perché gli elementi sono talmente temporanei però gestiti in modo che non vanno ad invadere ma ad aggiungere allo spazio pubblico. Allo stesso tempo siamo abituati a vedere questi elementi e nel momento che questa installazione non ha più spazio può essere smontata in velocità. Passiamo alla dimensione del verde e in questo caso qua cominciamo a parlare un po' dell'industria. È un'azienda come Metalco dove si sta muovendo. Questo progetto qua si chiama Superverde. È stato fatto da Stefano Boeri, è progettato dallo studio di Stefano Boeri, e prodotto da Metalco, in questo caso qua, è un collage, e come funziona il sistema, perché ci porta dall'installazione, dal progetto singolo, già alla produzione industriale, una cosa che può essere replicata in più casi. In basso vediamo la struttura stessa, che non sono altro che setti, che dei lamiere, no? Fogli di lamiera messi in modo ortogonale per creare la topografia di questo sistema. Dopo questo la parte tecnologica, meccanica sotto dell'irrigazione, ricoperto di un tappeto verde, tappeti in questo modo, in questo senso tappeto naturale intendo, di erba, e poi alberi o altre piante, quello che è in qualsiasi ambiente può essere un'altra cosa. Quindi pensando alla scala dell'intervento possiamo avere interventi più piccoli, più grandi, con passaggio o con meno, e l'idea è comunque di riuscire a portare a punti della città che sono meno fruibili, che è meno facile portare della vegetazione e di conseguenza anche magari degli animali e quindi vita di natura agli spazi urbani. In questo caso un altro luogo e un altro, qua siamo ad Olanda, e tra l'altro un altro studio molto interessante che si chiama West 8, West come Ovest 8, anche lavorano molto molto bene nello spazio pubblico e quindi in questa piazza qua a Rotterdam viene integrato questo sistema.
Ultimo progetto, Metalco. Qua siamo già sul prodotto industriale, nato tra l'altro durante Covid e quindi proprio sul tema del parklet, dell'occupazione del parte della città, che non erano poi associati al marciapiede, associarli per reclamare, per aggiungere spazio all'interazione nello spazio pubblico. In questo caso qua è interessante di vedere come un'azienda come Metalco, che fa arredo urbano da sempre, comincia a ragionare in termini di spazio e non solo dell'arredo stesso, aggiungendo la piattaforma qua sotto che delinea uno spazio specifico che può essere poi affiancato oppure legato con una certa attività commerciale oppure comunque con quello che fornisce lo spazio che dà un comune ai suoi cittadini. Perché è diverso il prodotto industriale? Perché non ha contesto, mentre le altre installazioni che abbiamo visto sono progetti sviluppati per quel luogo, per quel contesto, e quindi ha certe ispirazioni oppure certi elementi progettuali, certi motivi legati al luogo. Il prodotto industriale ha un'altra natura, un'altra ottica, deve essere abbastanza caratterizzato, però allo stesso tempo è abbastanza generale per poter applicarlo oppure comunque distribuirlo globalmente nel caso di un'azienda del genere. E quindi secondo me questo progetto, oltre al suo aspetto interessante anche questi termini qua, perché come progetto vediamo che gli elementi hanno due parti: la parte superiore che è intercambiabile e che ha diverse funzioni, dal sgabello alto a quello basso, alla panchina L, dopodiché c'è i vari tavolini di diverse altezze, come anche questa fioriera qua comunque è montata sulla stessa base cilindrica, e anche la luce oppure la copertura, ombrellone, no? E diverse funzioni che ha questo elemento alto. La parte bassa invece non è altro che un tubo metallico e quindi può essere di colori diversi oppure di altezze diverse, e così possiamo vedere come più facilmente questa struttura può essere adattata a diversi contesti. Questo elemento qua rimane sempre cemento, potrebbe essere colorato anche questo, però comunque la cosa più facile ovviamente è lavorare su questo tubo qua, in questo caso in corten, ma in questo caso è verniciato di un altro colore, come può assumere altri aspetti ovviamente. Per concludere, quello che è il sistema, appunto, fin dal primo progetto, che secondo me garantisce un'interazione migliore, un'esperienza migliore nello spazio pubblico, è quella di unire questi tre termini della flessibilità, quindi ospitare più attività, ragionare in termini di piattaforme e non in termini di soluzioni definitive. Accessibilità, quindi che siano aperte a tutti, inclusive, e la cultura vista non solo come produzione di cultura, come evento culturale, ma anche proprio l'autenticità di un luogo. E vi ringrazio. Grazie. Ci siamo soffermati sulla scala del progetto del manufatto, ma la relazione ha sottolineato anche un altro aspetto, secondo me molto importante, che è quello appunto della partecipazione, no? Della condivisione di uno spazio da parte delle persone. Ora, ci sono alcuni commenti nella chat che fanno riferimento essenzialmente al tema della sicurezza, no? E quindi alle norme, in particolar modo, che molte volte rendono quasi impossibile, no? Realizzare determinati progetti, per quanto molto belli. Non so se vuole rispondere brevemente su questa osservazione. Sì, volentieri, molto volentieri. Intanto grazie per la domanda, per l'osservazione. Non so benissimo in termini di normativo se
intende l'ingegnere Elisa Vanin, se intende proprio la normativa dell'occupazione di suolo pubblico oppure a livello di sicurezza? Sì, di sicurezza c'è scritto. A livello di sicurezza, almeno i progetti che sono parte della mia attività dal punto di vista ingegneristico erano studiati e approvati, e dal punto di vista delle normative di sicurezza nello suolo pubblico anche, posso sì dire che comunque la struttura era lì montata durante eventi culturali, nel senso che durante Biennale, Biennale Architettura, Biennale Arte, la Venice Film Festival, ed era lì per un mese. E quindi non saprei rispondere per un'installazione che rimane fissa, però per quel mese lì è stato approvato da tutti gli enti che dovevano approvare. Non so se ho risposto bene alla domanda. Magari raccogliamo poi nella parte finale. C'è sempre ovviamente, come è scritto anche nella chat, un problema di manutenzione, no? di queste opere, e quindi nel ragionamento sui costi ovviamente dobbiamo tener conto anche di questo. Preferirei ora andare verso la fine, perché sennò penalizziamo l'ultima relatrice, che ci riporta appunto sul tema della partecipazione, della condivisione delle decisioni sullo spazio pubblico. E secondo me pone anche un'altra questione importante, che è quella della possibilità di interventi che hanno a che fare con la ristorazione e con l'occupazione dello spazio pubblico, di trasformarsi anche in azioni di rigenerazione urbana in alcuni contesti. È molto importante soffermarsi sulla qualità del progetto, del manufatto, del progetto delle singole componenti, ma per esempio ciò che noi soffriamo anche guardando semplicemente a Venezia è un po' anche questa arlecchinata, per usare un termine improprio, degli interventi che non presentano un'armonizzazione rispetto al contesto, e probabilmente fanno perdere anche delle opportunità che un progetto più ragionato, più armonizzato, eccetera, potrebbe dare. Ma non mi soffermo io su questo tema, perché do invece la parola alla professoressa Valentina Talu, che è docente a contratto presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari ad Alghero, ed è proprio un'esperta di rigenerazione urbana ed è referente per l'Italia dell'approccio del cosiddetto urbanismo tattico, che appunto affronta alcune questioni di rigenerazione urbana proprio attraverso la condivisione della popolazione che abita, ora non necessariamente i turisti, ma comunque la popolazione residente come componente principale. Grazie, allora darei la parola a Valentina Talu. Sì, grazie. Intanto ringrazio per l'invito e per l'interessante, occasione di confronto. Condivido intanto lo schermo, mi dite se è visibile la presentazione. E inevitabilmente richiamerò molte delle questioni che i relatori che mi hanno preceduto hanno già sottolineato, per cui cercherò anche di legare i contenuti del mio intervento a molte delle interessanti riflessioni che sono state già esposte, sperando appunto di poter dare un contributo utile al dibattito a chi ci segue. Faccio una premessa: io non ho un'esperienza diretta nell'ambito della progettazione degli spazi per la ristorazione,
Quindi in chiusura però darò qualche riferimento anche nel merito del tema più specifico di questo, diciamo, incontro, però cerco di affrontare la questione posta, che peraltro è di grande rilevanza, inquadrandola all'interno del dibattito e delle sperimentazioni che avvengono attorno al ripensamento, al tema e al problema del ripensamento dell'uso dello spazio o della strada, che ovviamente oltre a dover tener conto dell'esigenza di, della domanda che ovviamente è presente con le opportune differenze ovviamente tra i vari contesti urbani, appunto la domanda la richiesta e l'esigenza di consumare cibo all'interno di questo spazio, con molti diversi e spesso conflittuali tra loro usi reali e auspicabili e possibili che all'interno dello stesso spazio, che è quello appunto della strada, che è di fatto uno spazio pubblico, anche se spesso, in questo appunto è stato già sottolineato dai relatori, l'uso che se ne fa tende a ovviamente a generare fenomeni di privatizzazione che confliggono ovviamente con altre altrettanto legittime esigenze. Quindi ecco, faccio questa premessa per inquadrare un po' le considerazioni che andrò a fare. Intanto mi presento, insomma, la professoressa Reo, che ringrazio molto per l'opportunità già accennato. Oltre all'attività, diciamo, più in ambito accademico che svolgo, sono socia fondatrice e amministratrice di un'impresa spin-off sostenuta dall'Università di Sassari, che si chiama Tamalacca, che nasce nel 2013, ma da un'esperienza precedente maturata all'interno di un laboratorio di ricercazione del Dipartimento di Architettura Design Urbanistica con sede ad Alghero dell'Università di Sassari, un laboratorio che ha lavorato soprattutto con attività di ricerca e ricerca azione nel campo del tema del diritto alla città. In quegli anni appunto ho avuto l'opportunità e anche il privilegio di coordinare alcuni progetti molto interessanti che si concentravano in particolare sul tema del diritto alla città per le bambine e i bambini, lavorando con un gruppo di professionisti e studiosi, prevalentemente donne, afferenti anche da diversi ambiti disciplinari, quindi con differenti background. La mia socia, Lisa Ghisio, in particolare, ha quella che poi è diventata la mia socia nell'ambito dell'esperienza dell'intrapresa di Tamalacca, e Lisa Ghisio ha un background di tipo umanistico, e in quegli anni ciò che è emerso è appunto che noi abbiamo creduto molto nelle potenzialità di mettere insieme queste competenze diverse, e da lì è nata poi l'idea di far nascere, diciamo, Tamalacca, lo spin-off Tamalacca, che ha come obiettivo quello di fornire sostanzialmente servizi di consulenza e anche alcuni prodotti diciamo di tipo innovativo a supporto della promozione della qualità della vita urbana, con particolare riferimento ai gruppi di abitanti più svantaggiati. Quindi, diciamo, tendenzialmente abbiamo lavorato in questi anni e continuiamo a lavorare coinvolgendo all'interno della nostra progettazione in particolare bambine e bambini, donne, persone anziane e persone con diverse disabilità. Ovviamente lo facciamo con un'attività di tipo più professionale, ma ovviamente essendo uno spin-off accademico portiamo avanti anche una serie di progetti di ricerca e sviluppo. Solo per citarne uno, nell'ambito del tema della camminabilità e dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi urbani, in particolare dello spazio della strada rivolto a persone con diverse disabilità,
portiamo avanti, ad esempio, da qualche anno un progetto legato al tema della promozione dell'autonomia di movimento in ambito urbano delle persone con disturbo dello spettro autistico. E attraverso appunto questa contaminazione continua tra attività professionale e attività più di ricerca, abbiamo avuto modo di identificare degli ambiti privilegiati di intervento. Uno di questi, come ha citato la professoressa Reo, è quello della cosiddetta urbanistica tattica, di cui appunto vi parlerò. La presentazione è organizzata un po' così, più o meno così. Una prima parte cercherò di raccontarvi che cos'è appunto il tactical urbanism e vi mostrerò, ma molto rapidamente, alcuni dei progetti da noi realizzati che sono riconducibili a questo approccio, per poi concentrarmi su alcune riflessioni che attorno appunto all'uso dello spazio pubblico, della strada e ai molti e diversi e appunto, come ho già detto, talvolta conflittuali usi dello spazio della strada che sono stati proposti all'interno di un documento che gli stessi ideatori dell'approccio dell'urbanistica tattica hanno promosso a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto e che prevedono appunto una serie di soluzioni temporanee, come alcune di quelle che ci sono state già mostrate dal relatore che mi ha preceduto, che includono anche la possibilità ovviamente di attivare soluzioni spaziali in grado di favorire la necessità di offrire spazi per la ristorazione anche considerando le esigenze di distanziamento fisico imposte dalla pandemia, ma con un'attenzione anche alle lezioni che possiamo apprendere ora e applicare anche quando l'emergenza, speriamo il prima possibile, verrà meno. Quindi intanto l'urbanistica tattica. Prima di dire che cos'è, faccio una breve premessa. Diciamo è un approccio, urbanistica tattica è una definizione che è stata proposta per la prima volta nel 2011 da due urban designer, Mike Lydon ed Anthony Garcia, che all'epoca hanno sostanzialmente deciso di attribuire quella che poi si è rivelata un'efficace definizione, quella appunto di tactical urbanism, a tutta una serie molto ampia e diversificata di sperimentazioni dal basso che in quegli anni, ma potremmo dire sostanzialmente sempre, si stavano però in quegli anni particolarmente diffondendo, in quel caso loro si sono concentrati inizialmente sull'ambito degli Stati Uniti e che appunto sono state quindi osservate e da questa osservazione di queste pratiche che appunto non nascevano prima che la definizione di urbanistica tattica venisse in qualche modo proposta, ma che i due autori avevano in qualche modo considerato come un fenomeno riconducibile a uno stesso approccio, perché ne hanno identificato alcune caratteristiche comuni che poi sono state utilizzate per in qualche modo, potremmo dire, teorizzare questa tendenza che nasce però dal basso. E hanno deciso di pubblicare una prima brevissima snella guida che appunto è stata pubblicata nel 2011 online, disponibile gratuitamente, che ha riscosso in tempi rapidissimi un enorme successo e li ha portati quindi con una tempistica molto rapida a pubblicare una seconda guida di approfondimento dedicata sempre ai casi studio degli Stati Uniti,
Una terza che invece diciamo, propone una rassegna di casi interessanti diciamo in America Latina, una quarta dedicata ai casi studio in Australia e Nuova Zelanda, fino ad arrivare alla pubblicazione del volume diciamo principale, in cui gli autori in qualche modo mettono insieme tutte le riflessioni che in questi anni hanno portato avanti e cercano appunto di dare una prima definizione di questo approccio che loro appunto hanno riconosciuto osservando le pratiche. Noi abbiamo avuto modo di seguire diciamo questo percorso rapido e abbiamo diciamo ci siamo proposte per curare una guida, quindi la quinta guida divulgativa legata alla diciamo alla rassegna di alcuni casi diciamo di progetti riconducibili all'approccio dell'urbanistica pratica realizzati in quegli anni in Italia. Abbiamo anche diciamo poi organizzato a Sassari, che è la città dove lo spin-off ha sede, un workshop con la partecipazione di Mike Lydon, in cui abbiamo, oltre ovviamente ad aver approfondito l'approccio, abbiamo anche avuto modo di coinvolgere una quantità significativa, circa 50 partecipanti, soprattutto liberi professionisti, ma anche diciamo tecnici della pubblica amministrazione, per poter appunto raccontare questo approccio e iniziare a riflettere nel nostro territorio sulla possibilità di utilizzarlo per appunto portare avanti esperienze di diciamo di rigenerazione della cosiddetta città di prossimità, come poi dirò. Qua vado velocemente solo per dire che la guida è scaricabile gratuitamente nello sito dello studio di Street Plans di Mike Lydon e Antonio Garcia. Sono comunque posso comunque mettere a disposizione i materiali qualora siate interessati. Ma fatta questa premessa, insomma, di cosa parliamo quando parliamo di urbanistica pratica? Diciamo che appunto è una definizione operativa ed è anche una definizione che in qualche modo evolve man mano che le esperienze si moltiplicano, perché è una definizione che in qualche modo vuole apprendere dal basso, quindi vuole apprendere dalle pratiche, ma possiamo sicuramente dire che con urbanistica pratica si fa riferimento ad un insieme che nei contenuti è molto diversificato di azioni e micro trasformazioni spaziali che però sono accomunate da una serie di caratteristiche. Sono azioni condivise perché vengono costruite con la collaborazione delle comunità che in qualche modo fanno riferimento ai luoghi in cui queste trasformazioni avvengono. Sono trasformazioni a breve, brevissimo termine, che devono essere realizzate con tempi rapidissimi dell'ordine di ore o giorni, a basso costo e a basso contenuto tecnologico, e che hanno la capacità però di essere rapidamente e facilmente replicate o scalate. Diciamo che gli autori introducono questa definizione anche a partire da una critica che loro muovono nei confronti di tutta una serie di disfunzionalità che ovviamente caratterizza le norme, le procedure e gli strumenti convenzionali della pianificazione, della progettazione dello spazio urbano, della città, norme, strumenti e procedure che spesso non sono capaci di dare delle risposte immediate a problematiche di tipo spaziale che sono emergenti e urgenti. E poi diciamo che il caso dell'emergenza epidemiologica è stato in questo senso emblematico, tant'è che moltissime città poi hanno deciso di adottare in risposta alle restrizioni che l'emergenza ha determinato questo approccio dell'urbanistica tattica, ma il problema si presentava anche prima dell'emergenza ovviamente, e parallelamente quindi da un lato la critica nei confronti da questa diciamo
disfunzionalità e dall'altro lato invece il riconoscere che molto spesso anche interventi alla scala micro a basso costo hanno invece la capacità non solo di risolvere nell'immediato delle problematiche di tipo spaziale, ovviamente parliamo di problematiche minute alla dimensione extra small, potremmo dire, ma, ed è qui l'aspetto più interessante, oltre a dare una risposta immediata a delle problematiche molto sentite, possono anche consentirci di attivare delle sperimentazioni che si rivelano poi utili non solo a breve termine, ma anche nel medio e lungo termine. Tant'è, ed è qui l'elemento che differenzia l'urbanistica tattica da qualsiasi intervento di urbanistica fai da te, è proprio la finalità tattica, ovvero vengono definite tattiche tutte quelle iniziative che sono a basso costo, a breve termine, condivise e via dicendo, ma che sono intenzionalmente pensate anche per istigare un cambiamento a medio e lungo termine attraverso un processo che io ho definito di interferenza costruttiva con il sistema sancito di norme, strumenti e procedure di tipo convenzionale. Interferenza costruttiva che può essere ed è stata in qualche caso anche di tipo antagonista. Molte delle esperienze che Laidone e Garcia raccontano nei loro contributi nascono come iniziative che possono essere collocate anche nella sfera, potremmo dire, forzando un po' anche dell'illegalità, ma che poi sono riuscite attraverso un processo che era stato esso stesso progettato a muoversi all'interno di questo che appunto è definito lo spettro dell'urbanistica tattica, dal non sancito verso il sancito, e nel farlo determinare dei anche piccoli ma significativi cambiamenti degli strumenti convenzionali che inizialmente potevano non contemplare la possibilità di quegli interventi, ma che alla fine del processo invece sono in grado invece di ritenerli ammissibili. Ed è in questo spostamento all'interno di questo spettro tra non sancito e sancito che in qualche modo si sprigiona la potenzialità tattica di queste iniziative. L'ho già detto e richiamo brevemente, l'ambito privilegiato di intervento di questi tipi di iniziative è il quartiere, potremmo dire, quindi sono la città di prossimità, perché appunto sono gli ambiti che le comunità di riferimento conoscono, praticano, spesso rivendicano e soprattutto hanno la possibilità, hanno la disponibilità di prendersene cura. È un po' come nasce e cosa caratterizza questa definizione. In tempi più recenti, e ci sono alcuni casi interessanti anche in Italia, penso ad esempio al programma Piazze Aperte che il Comune di Milano sta realizzando in questi anni esplicitamente facendo riferimento all'approccio dell'urbanistica tattica. Quindi dicevo, una delle sperimentazioni, una delle possibilità è utilizzare l'approccio dell'urbanistica tattica per, potremmo dire, anticipare il cambiamento, ovvero prevedere la realizzazione di interventi a basso costo e a breve termine finalizzati a riconfigurare gli spazi in modo temporaneo, ma con l'intento di testare le potenzialità e la fattibilità di quella soluzione, apprendere da essa anche attraverso l'osservazione dei comportamenti che quella microtrasformazione determina e utilizzare queste lezioni apprese per costruire con un processo iterativo e un modello che potremmo definire incrementale il progetto di trasformazione più a medio-lungo termine. Qui vediamo ad esempio, giusto a titolo esemplificativo, come può configurarsi, come possono configurarsi gli step
qua ad esempio il caso di un percorso ciclabile, pensando appunto che il progetto, la definizione del progetto avviene per step successivi che via via diventano sempre più, ovviamente sempre meno temporanei, sempre più ovviamente permanenti, da meno costosi a sempre più costosi, e anche, mi ricollego all'intervento del relatore che mi ha preceduto, si ha la possibilità anche ovviamente in questo passaggio di curare anche gli aspetti più formali e di qualità urbana, che ovviamente non è possibile prendere in considerazione nelle iniziative appunto dimostrative tipiche dell'urbanistica tattica. Rapidissimamente vi farò vedere alcune immagini, perché poi mi interessa chiudere, come anticipavo, con alcune considerazioni legate anche agli spazi dei Deor, anche per non uscire troppo fuori tema, diciamo, rispetto ai contenuti della mattinata. Noi, diciamo, come Tamaracca abbiamo utilizzato questo approccio in diversi progetti il cui valore non risiede tanto e soprattutto nel tipo di soluzione formale adottato, ma nella capacità che le soluzioni spaziali che abbiamo proposto hanno di raccontare un uso diverso degli spazi che abbiamo riconfigurato, e ovviamente l'ha anticipato la professoressa Reo nella capacità che il processo di trasformazione ha avuto di coinvolgere le comunità di riferimento in queste esperienze di trasformazione spaziale. Diciamo che poi noi, avendo questa nella nostra missione l'attenzione nei confronti dei gruppi svantaggiati di cui vi ho detto, ovviamente il nostro intento è anche quello di mostrare come alcuni spazi pubblici della nostra città possano diventare almeno un po' più inclusivi nei confronti di queste categorie. L'idea è in che senso agiamo tatticamente, operiamo tatticamente, perché quello che ci interessa raccontare è che soluzioni anche temporanee, parziali, imperfette, devono in qualche modo però permetterci di fare anche solo un piccolo passo in avanti verso appunto una maggiore qualità e livello di accessibilità di questi spazi e di fruibilità da parte di questi gruppi. Quindi vado velocissimo, perché al tempo, altrimenti rischio di andare troppo oltre con i tempi, però ecco, abbiamo portato avanti esperienze che ci hanno permesso ad esempio in questo caso di attivare una falegnameria temporanea all'interno di un istituto scolastico, stiamo parlando di una scuola secondaria di primo grado, per realizzare con la comunità della scuola, quindi ovviamente le ragazze e i ragazzi, ma anche insegnanti e genitori, delle installazioni, anche in questo caso montate a secco, per riconfigurare uno spazio pubblico situato tra l'accesso al cortile scolastico è una delle strade principali di un quartiere popolare della città di Sassari. Ovviamente, lo ribadisco, non è tanto l'aspetto formale, ma quanto il processo, ovviamente, che è nel processo che risiede il valore dell'iniziativa, che è finalizzata proprio a rivendicare intanto la necessità di produrre qualità spaziale anche nei contesti caratterizzati da marginalità socio-spaziale come i quartieri periferici, ma anche la necessità di costruire spazi, di riconfigurare spazi che siano accoglienti anche per le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi. E quindi abbiamo realizzato questa piccola installazione con la collaborazione della scuola. In quest'altro progetto abbiamo invece lavorato all'interno del cortile della scuola, recuperando uno spazio abbandonato, come una porzione del cortile abbandonata, come spesso purtroppo sono gli spazi dei cortili scolastici delle scuole del nostro territorio, lavorando in collaborazione con la comunità della scuola di nuovo e i residenti di una casa di riposo comunale,
collocata nelle immediate, in prossimità della scuola. E abbiamo appunto riconfigurato questo spazio utilizzando materiali poverissimi con dei budget ridottissimi, quindi cassette della frutta, e semplici colori, le lavagne di ardesia dismesse, che ci hanno permesso di riconfigurare questo spazio che è adesso uno spazio utilizzato come una sorta di aula all'aperto dalla scuola. Abbiamo poi applicato questo approccio più recentemente, in epoca pre-pandemia, per la realizzazione di una strada scolastica, quindi una strada che viene chiusa al traffico per un arco di tempo determinato, può essere circa un'ora, in corrispondenza dell'orario di ingresso e uscita degli scolari, realizzando tutta una serie di attività di animazione di questo, di un uso alternativo dello spazio, quindi quasi un'estensione degli spazi della scuola, e abbiamo poi ovviamente inserito degli elementi anche qui a bassissimo costo anche all'interno dello spazio. Per arrivare poi a un altro progetto che è una installazione anche qui a secco, un'installazione linea a secco utilizzando degli assi di legno e per la struttura, per il telaio, e invece un elemento di legno ricavato dagli assi dei ponteggi per le sedute, che è stata realizzata al centro storico della città di Sassari, che è una porzione del centro storico della città di Sassari che è, nonostante la sua collocazione, una vera periferia, e abbiamo qui controoccupato uno spazio precedentemente utilizzato per la sosta delle automobili, anche qui con l'intento di stimolare il dibattito attorno alla necessità di recuperare spazio occupato dalle auto per restituirlo ad altri usi. Anche qui il valore sta nell'aver lavorato con la comunità di abitanti, in particolare con degli artigiani che hanno le loro botteghe all'interno del centro storico, che sono stati così coinvolti anche nel cantiere di autocostruzione della durata di 3 giorni che abbiamo realizzato. Questo per darvi un'idea di come stiamo cercando di applicare questo approccio dell'urbanistica tattica all'interno del nostro, del nostro territorio. Concludo appunto segnalandovi questo, l'ho già accennato, questo interessante lavoro che è stato portato avanti da Mike Lydon dello studio Street Plans, a partire proprio dall'esigenza del distanziamento fisico determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, che, come dicevo, ha in qualche modo favorito il proliferare, potremmo dire, di sperimentazioni finalizzate a riconfigurare lo spazio della strada in tempi rapidissimi, ovviamente, nel tentativo di accogliere le varie funzioni che all'interno dello spazio della strada avvengono e al contempo garantire l'esigenza del distanziamento. Ovviamente anche in questo caso si gioca, dal mio punto di vista, una partita importante, che è quella di capire quanto saremo in grado di utilizzare queste sperimentazioni come occasioni di apprendimento per cercare di risolvere alcuni dei problemi che anche prima della pandemia ovviamente erano presenti, relativi ai conflitti che si generano attorno all'uso della strada, con funzioni che spesso non sono compatibili e quindi che confliggono. I relatori che mi hanno preceduto ne hanno citato, quindi non sto qui a dilungarmi ulteriormente, ma ciò che è importante è capire come anche queste sperimentazioni, che nascono da un'esigenza contingente, ovviamente grave, e che però ci auguriamo ovviamente in tempi brevi verrà meno, ma che devono consentirci ovviamente anche di mettere in discussione molte delle configurazioni spaziali della strada che ovviamente erano anche prima della pandemia generavano dei problemi.
È stata quindi da Mike Lydon, in collaborazione con NATO, predisposta una guida, si chiama Streets for Pandemic Response and Recovery, in cui hanno sostanzialmente intanto identificato tutta una serie di funzioni, di attività che all'interno dello spazio della strada avvengono, e provato a definire delle possibili riconfigurazioni che garantiscono ovviamente l'esigenza, rispondono all'esigenza del distanziamento. Quindi vedete dalle strade scolastiche all'esigenza di garantire la possibilità di fare la fila, l'esigenza di garantire la possibilità di ai bambini la possibilità di giocare nello spazio della strada, il tema del carico scarico delle merci, ovviamente camminare, pedalare, il tema delle fermate del trasporto pubblico locale, ovviamente delle attività commerciali, e ovviamente in ultimo anche l'attività legata alla ristorazione. E in particolare sull'attività, appunto, hanno predisposto per ciascuna di queste categorie una scheda di approfondimento. Qui riporto quella legata all'attività di ristorazione, e hanno cercato di definire alcune indicazioni alle diverse scale di intervento, e quindi abbiamo sia in termini di pianificazione che di design delle soluzioni, ma ovviamente anche legate al coinvolgimento dei portatori di interesse. Ti fornirò i materiali, cioè fornirò la guida, insomma, tra i materiali che metterò a disposizione, ma mi interessava qui solo dire che proprio nell'ottica di pensare a queste soluzioni anche in prospettiva, dopo che l'emergenza epidemiologica sarà conclusa, ciò che viene messo in evidenza è che questi spazi devono in qualche modo essere gli spazi per la ristorazione, cercare di non confliggere con tutti i soggetti più vulnerabili dello spazio della strada. Ovviamente parliamo dei pedoni, ma ancora di più ovviamente dei pedoni che hanno esigenze particolari di mobilità, ma mi riferisco ovviamente anche alla possibilità per i bambini di giocare nello spazio della strada. E quindi il suggerimento che viene dato è di portare avanti queste sperimentazioni utilizzando ovviamente gli spazi che già in precedenza erano spazi predominio dei veicoli motorizzati. Quindi più che intervenire sugli spazi del marciapiede, suggeriscono di intervenire sugli spazi delle carreggiate o delle auto in sosta, quindi delle aree di parcheggi, che ovviamente significa fondamentalmente mettersi nella condizione di inserire queste iniziative all'interno della pianificazione di un sistema di mobilità complessiva della città, che in qualche modo deve puntare al ribaltamento della gerarchia nell'uso della strada, della gerarchia automobile pedone, dell'uso della strada, che, lo ripeto, era un problema anche prima della pandemia. E, come caso studio faccio riferimento in particolare a questo programma della città di New York, Open Restaurants, che a partire da queste indicazioni ha appunto attivato questo interessante programma per dare indicazioni molto dettagliate per l'inserimento dei deor all'interno dello spazio della strada. Programma che nasce in epoca di pandemia, ma che adesso è diventato un programma permanente. Vi saluto e vi ringrazio, lasciandovi con questa nota immagine che gira sul web, appunto per richiamare l'esigenza di dover inserire questi ragionamenti nell'ambito di un ripensamento del sistema della mobilità. Grazie Valentina.
Ci sono domande, benché l'ora sia abbastanza tarda. Mi sembra di no. Possiamo chiudere? Allora ringraziamo Valentina e anche per quel che riguarda appunto se si riescono a fornire i materiali ben venga, perché potremo utilizzarli nell'ambito del laboratorio, e quindi per noi è estremamente importante anche un confronto magari in un altro momento anche su quello che emergerà dal lavoro appunto dei corsisti. E io chiuderei allora qui per questa mattina. Noi ci ritroveremo alle 14 e